10 anni di governi di sinistra hanno reso la vita impossibile a chi vuole fare impresa. Sono tutte balle. Finalmente si è scoperta una cosa. L'ingerenza russa nelle elezioni politiche italiane. La Russia di Putin è entrata a gamba tesa nella politica italiana. La Russia ha deposto la scheda nell'urna. L'aumento incontrollato dei prezzi del gas è di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. L'energia è un grande problema. C'è il fotovoltaico, c'è l'eolico, c'è naturalmente il solare galleggiante. Ho, 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 ho. Stamattina un temporale pazzesco. La tromba d'aria è arrivata sul Twiga. Il PD ha combinato un gigantesco disastro. Più rimpatri e più espulsioni, contrasto all'immigrazione clandestina. Inaccettabile. A fra poco. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira estate. E così, all'improvviso, in questa inedita campagna elettorale agostana, dopo settimane di silenzio e anche di nostra distrazione, a prendersi la scena è la Russia, con una dichiarazione al limite del delirante. Dmitry Medvedev ha invitato tutti gli europei a punire nell'urna i propri governanti per la loro stupidità, perché, dice lui, se il prezzo per la democrazia europea è il freddo negli appartamenti e i frigoriferi vuoti, questa democrazia è per i pazzi. Considerando che l'Italia va al voto tra poco più di un mese, è facile immaginare che gli strali del falco moscovita fossero rivolti proprio a noi. E forse è per questo che immediatamente Enrico Letta e il ministro degli esteri Luigi Di Maio hanno invitato tutti i leader, a partire proprio da quelli di destra, a prendere le distanze dalle parole del consigliere di Vladimir Putin. Ma la domanda che ci poniamo e che vorremmo animasse il nostro dibattito è questa: dobbiamo davvero temere un inquinamento russo nelle elezioni politiche italiane? Lo scandalo del Russiagate sulle interferenze nelle presidenziali americane del 2016 e la recentissima pubblicazione di un video privato della premier finlandese Sanna Marin che balla a un party privato, probabilmente diffuso dagli hacker russi, ci invitano a stare allerta. Ma forse la questione, almeno per chi la pone con tanta enfasi, è un'altra. Con un governo diverso dall'attuale cambierà l'atteggiamento dell'Italia nei riguardi della Russia per quel che riguarda le sanzioni economiche e per quel che riguarda l'invio delle armi all'Ucraina? Che poi questo muova consensi e sposta voti è un'altra questione ancora, ma di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti. Do il benvenuto ad Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, Marco Buongiorno. Antonellis, giornalista, firma di Italia Oggi, ma non solo, ben ritrovato Buongiorno. Marco. Saluto e ringrazio Ettore Maria Colombo, giornalista politico del Quotidiano Nazionale, con noi anche Andrea Romano, parlamentare del Partito Democratico. Marco Antonellis, parto da te. La Russia si prende la scena di questa campagna elettorale finora segnata da tante baruffe tra gli schieramenti e dentro gli schieramenti. È un tema cruciale che deve muovere anche al timore degli italiani su una possibile ingerenza dei russi. Ma certamente bisogna fare attenzione. D'altra parte Putin sa benissimo che l'Italia rischia di essere il ventre molle dell'Occidente, quindi è un paese target. Indubbiamente l'Italia sta un po' nel mezzo tra est e ovest, sta nel cuore del Mediterraneo, quindi ha una posizione assolutamente strategica anche nei confronti dell'Africa, dove, come sappiamo, la Russia ma anche la Cina hanno grossi interessi. Quindi ora queste cose sicuramente poi magari non vanno a smuovere messe di voti, però certamente contribuiscono a dettare l'agenda politica, quindi è chiaro che possono orientare in qualche modo tutto il dibattito. Ecco, l'unico errore strategico, diciamo, che ha commesso questo signore qua è che magari l'ha fatto troppo presto. L'avesse fatto una settimana prima del voto probabilmente sarebbe stato veramente dirompente. Quindi certamente sono cose che possono influire molto. La Russia ci ha abituato a queste cose, poi gli serve anche a fini interni, parliamoci chiaro. In Ucraina si sono impantanati, è inutile che loro fantasticano di armi meravigliose, in realtà là stanno subendo il passo, stanno segnando il passo.
quindi diventa anche un'arma di distrazione di massa, continuare a fare la loro propaganda, delle loro autocrazie, ma in realtà poi stiamo vedendo che all'atto pratico, al netto della propaganda, le democrazie si stanno comportando bene. Ettore Maria Colombo, tu come la vedi? Tra l'altro ricordiamo che Medvedev è stato l'uomo che ha detto apertamente di odiare gli europei, è l'uomo che si è rallegrato prima per la caduta di Boris Johnson e poi per la caduta di Mario Draghi. Ma che ti devo dire, oggi ne ho scritto su Quotidiano Nazionale e mi sembra insomma che Medvedev non conosca la raffinata arte della diplomazia, su questo diciamo possiamo essere tutti d'accordo, credo, e i russi continuano a fare gaffe politiche diplomatiche di livello planetario, non so quanto questo buon pro gli faccia, avevano già esultato per la caduta di Johnson, poi con Draghi hanno detto fuori due, gli portiamo sfighe, porta sfighe a mettersi contro di noi, adesso ci riprovano. Io sinceramente, adesso dietro di me sono un po' sfocati, ma ci sono un sacco di libri che forse Andrea Romano non riconoscerebbe, perché sono tutti libri che parlano di URSS, comunismo italiano internazionale, quindi allora. Ho una certa nostalgia per la Santa Madre Russia io, ma non per quella di adesso, per quella certo. Diciamo allora Ettore Maria Colombo hai ricordato penso, che Andrea Romano penso oltre ad essere che... un deputato del Partito Democratico è anche uno storico esperto conoscitore della Russia e del russo, oltre ad essere stato colui che stilò una lista degli giornalisti a suo dire filo putiniani. Però Ettore continua pure. No, finisco in un nanosecondo. Non penso che queste elezioni si terranno sul tema delle ingerenze della politica russa. Ecco, è questa non la questione. Perché che porti voti parlarne, e non penso che porti voti dire quanto si è o meno lontani o vicini alla Unione, sì, alla Russia di Putin. Allora, e questo mi consente di arrivare ai miei due politici, miei ospiti, perché ieri Enrico Letta sceglie il più seguito telegiornale d'Italia, il TG1, invece per fare delle affermazioni molto forti che determinerebbero, a suo dire, la centralità del tema dei rapporti tra la Russia e certi partiti italiani in questa campagna elettorale. Sentiamo Letta. La Russia ha deposto la scheda nell'urna, vuole cambiare il corso della politica estera italiana. Noi dobbiamo riconfermare questa scelta ed è chiaro che il voto del 25 settembre sarà anche su questo. Noi chiediamo che tutti i partiti politici dicano chiaramente no a queste ingerenze e in particolare c'è un partito politico italiano, la Lega, che ha un accordo firmato nel 2017 con Russia Unita, il partito di Putin. Questo accordo deve essere disdettato. Se non lo fanno è gravissimo per la sovranità del nostro paese. Allora, Andrea Romano, prima di arrivare da lei, interpello Alessandro Cattaneo, che appartiene a Forza Italia, il cui leader per anni ha tenuto legami anche personali con Vladimir Putin e che è alleata con Salvini, chiamato in causa da Letta, il quale ieri ha detto: a me degli insulti dei Dem non mi interessa niente, al voto ci andranno gli italiani e non i russi, gli eschimesi o i cinesi. Ma questa mattina ribadisce: non vado in Russia da anni, non ho contatti con politici da vari anni, Letta si confronti su pace fiscale, flat tax e quota 42. Voi respingete anche solo la richiesta di prendere le distanze dalle parole di Medvedev? Ma perché non c'è bisogno di prenderle, cioè lezioni da Letta sulla distanza che abbiamo dalla Russia, francamente non le prendiamo. Siccome Letta non si confronta sui contenuti, è in difficoltà dalle alleanze alla compilazione delle liste, a qualsiasi tema che lo riguarda, la butta su politica estera o prima c'è il ritornello della deriva delle destre, no? Poi scopriamo che gli atteggiamenti forse più fascisti, come avrebbero detto loro, sono quelli del capo di gabinetto del sindaco di Roma. Immaginate se fosse stato il capo di gabinetto di un sindaco di destra, le immagini che abbiamo visto oggi, che cam cam avremmo visto su tutti i giornali, la gran cassa della sinistra. Quindi noi lezioni né di derive di destra né di derive russe le prendiamo da questa sinistra. Valgono gli atti parlamentari. Noi come Forza Italia siamo protagonisti del PPE,
che è lì da vedere, chiaro. Abbiamo cacciato Orban noi, e la Meloni è stata quella più chiara, la posizione più coerente sulla guerra in Ucraina. Basta così. Valgono basta gli altri parlamentari, Cattaneo, però valgono anche le prese di posizione. La sua recentissima, che ha detto con una dose di sano realismo, dobbiamo anche interloquire con Gazprom, essendo Gazprom il maggiore fornitore di gas dell'Italia. E poi oggi stiamo interloquendo, cioè nel senso, certo. Siccome questo ci dà il gas, c'è qualcuno in Italia che parla con Gazprom e ci ha parlato in tutti questi mesi, ma soprattutto, negarlo è ipocrisia. Ma soprattutto Stefania Craxi, che è l'attuale Presidente della Commissione Esteri al Senato, oggi in un'intervista a Repubblica solleva il tema della non efficacia di certe sanzioni contro la Russia, che sarà anche pacifico, però detta proprio all'indomani delle prese di posizione di Medvedev, lasciano pensare che forse un governo diverso potrebbe rivederle. No, noi siamo un governo, come dire, molto pragmatico. Sono passati mesi da quando la Russia ha dichiarato guerra all'Ucraina. Noi non abbiamo avuto il minimo dubbio su da che parte stare. Ma non è che i rapporti che abbiamo con la Russia è come schiacciare un interruttore on-off e si spengono. Dire questo agli italiani e poi vederlo negato nei fatti, io credo che ci renda meno credibili e più fragili. Quindi, cioè, se a noi arriva il gas, qualcuno ci deve parlare con quel gas. Quando abbiamo detto che la mossa della Russia è che lo pagava in rubli, abbiamo detto che non avremmo pagato in rubli, poi in qualche modo abbiamo continuato a pagarlo. Certo. C'era un governo, Draghi, il più, no, come dire, allora, netto su queste posizioni, ma abbiamo continuato a farlo. Andrea Romano, vengo a lei e vengo anche alle prime questioni che emergono da questo dibattito, perché si è detto come le parole di Medvedev sono un'arma di distrazione di massa rispetto ai mancati successi sul campo bellico, così la presa di posizione durissima di Letta e Di Maio sono un'opportunità per distrarre l'opinione pubblica dalle difficoltà che in questo momento incontra il centrosinistra nel parlare di programmi. Romano. Ma vedo che Cattaneo continua a pattinare, così come pattina Stefania Craxi, come pattinano tutti a destra, perché guardi, sarebbe stato molto semplice ieri, non oggi, ieri, dopo pochi minuti dalle parole gravi, minacciose, mafiose di Dmitry Medvedev, dire una cosa semplice, dirla tutti, destra e sinistra, e cioè no, la Russia non si può permettere di intromettersi nel libero gioco democratico italiano, respingiamo al mittente le minacce venute dal Cremlin e dalla dittatura di Putin. Questa frase, detta anche diversamente, sarebbe stato bello ascoltarla dalla destra, e invece questa frase sarà ascoltata soltanto dal Partito Democratico e dal Ministro degli Esteri Di Maio. E oggi, lei ha citato Stefania Craxi, che si arrampica sugli specchi, Cattaneo, che pure a parole è un moderato, che dice «ma no, parliamo d'altro». Sa qual è la tragedia della destra italiana? È che a parole si definisce patriottica, ma quando si tratta di difendere l'interesse e la dignità dell'Italia si arrampica sugli specchi, perché in realtà gli amici della destra italiana sono Orban in Europa, il migliore amico della Meloni, e chi è amico di Orban in Europa è amico di Putin, perché lo sappiamo tutti che Orban è il principale alleato di Putin all'interno dell'Unione Europea. E anche chi dice, come ha detto oggi Stefania Craxi, beh, le sanzioni in fondo non funzionano, cosa vuol dire? Vuol dire che le sanzioni devono essere riviste. E io voglio citare Putin a proposito delle sanzioni. Putin, che non più tardi di 3 settimane fa ha detto la Russia si trova in una situazione economica molto complicata a causa delle sanzioni, poi reagiremo, difenderemo la Russia, eccetera, eccetera. Però è la stessa dittatura russa che ammette che le sanzioni occidentali colpiscono duramente l'economia russa. Quindi, guardi, io faccio ancora un appello a Cattaneo, che è un parlamentare in gamba. Non perda questa occasione, Cattaneo. Oggi, allora, qui, all'aria che tira, dica agli italiani, la destra italiana respinge non al mittente. Non perda occasione, Cattaneo, anche di replicare a Romano, che dice la destra italiana fa tanto sfoggio di patriottismo e poi in realtà è suddita dei sovranisti più agguerriti d'Europa. Perché oltre al tema della Russia, Romano ha tirato fuori i legami con Orbán, quantomeno stretti tra lui e Salvini e Meloni.
Però vede, Andrea Romano è un parlamentare molto preparato, ma ha quella accezione che hanno coloro che vengono dalla cultura della sinistra di ergersi loro il bene e c'è qualcuno che rappresenta il male. Lo informo che non è così. Noi abbiamo preso le distanze dalla Russia con gli atti parlamentari, lo facciamo ogni giorno, non lo facciamo su indicazione della sinistra, perché non crediamo che la sinistra debba dare indicazioni a nessuno, men che meno al centrodestra. Chi faceva gli accordi sul gas con Putin era Enrico Letta, cioè come li ha fatti Angela Merkel, come li hanno fatti tutti i capi di Stato, perché quando, vuol dire, non c'era una situazione di guerra, il gas russo era quello più economico, di maggiore qualità e che arrivava in modo più semplice. Però andare su questo terreno è altamente ipocrita. Noi le distanze con la Russia, ribadisco, nei fatti le abbiamo prese, non accettiamo le lezioni che anche in questa trasmissione Romano ci fa, andiamo avanti. Antonellis, mi pare di notare che nel corso di queste prime settimane il centrosinistra insista molto sull'album di famiglia, ovviamente allargato, del centrodestra, rimproverando, no, i legami con i leader esteri. È una strategia che funziona secondo te dal punto di vista anche proprio della campagna elettorale? Ma la demonizzazione, diciamo, se è questo che intendi, non funziona più. Poteva funzionare qualche anno fa, ma ormai sono cose che l'elettorato ha bello che digerito. Non è più questo il tema. Qua il tema sono le buste paga, il denaro che serve per fare la spesa, sono le bollette, questo è il punto. Tornare ad agitare i vecchi spettri, da un lato magari la demonizzazione, fascismo sì, fascismo no, non che dei rigurgiti poi non ci siano, non è questo il tema, ma il punto è l'uso strumentale in campagna elettorale, adesso non paga più, così come Matteo Salvini ha capito che non paga più il discorso dell'immigrazione, agitare lo spettro immigrazione, era partito due settimane fa a piè sospinto con Lampedusa, il solito sbracciarsi, dopodiché ha cambiato agenda. Allora Romano, vorrei chiudere questa parte dedicata appunto alle ingerenze vere o presunte della Russia con una considerazione che le faccio, e la faccio a lei che comunque viene dalla cultura liberale. Non crede però che nel momento in cui ci lamentiamo che Medvedev interferisca... Romano non viene dalla cultura liberale. Non viene dalla cultura Romano liberale? Romano non viene dalla... No! Non viene dalla cultura liberale? Romano, Romano è uno dei... Facciamo la discussione sulle migliori... Se volete facciamo una discussione sulla mia biografia culturale, ma non credo che interessi gli italiani, ma se sono preparato, sull'argomento sono abbastanza preparato. Era una battuta. Ma al di là di questo, nel momento in cui si contesta Medvedev di intromettersi nelle vicende estere, non potrebbe al tempo stesso rimproverare noi, quando anche legittimamente facciamo il tifo per Navalny, quando ci auguriamo che il popolo russo scenda in piazza e con una protesta di piazza detronizzi Putin e il suo governo? Beh, insomma, non è che tutto è uguale nel mondo, un conto è la democrazia, un conto è la dittatura, le nostre sono democrazie, quella italiana, quelle occidentali, tutte democrazie che sono state gravemente minacciate dalla Russia di Putin. Lei lo citava poco fa, il caso del Russia Gate negli Stati Uniti, ma ricordiamo che in Francia la Le Pen, la migliore amica della Meloni, anche qui, e quindi della destra italiana in Francia, la Le Pen è stata pesantemente finanziata da Putin. In Gran Bretagna il referendum sulla Brexit è stato condizionato dalla propaganda e anche dai pagamenti di Putin. E, come dire, difendere i dissidenti che vengono arrestati in Russia, Navalny e tanti altri, difendere i giornalisti che in Russia vengono arrestati quando scrivono la verità, difendere gli ucraini che vengono massacrati, donne, bambini, civili, dalla Russia, non è esattamente la stessa cosa di quella che fa Medvedev. Medvedev, che è, ricordiamolo, stato presidente della Federazione Russa, capo del governo, è uno dei principali capi di quella dittatura. Cosa sta dicendo agli italiani? La democrazia fa schifo, votate come vogliamo noi, amici di Putin, cioè votate la destra. Rapidissima. Non sono due Romano, cose identiche. Chiaro? Romano, lo sai, solo una puntualizzazione. Il partito europeo dei conservatori della Meloni non sostiene la Le Pen e proprio sulla vicinanza al putinismo della Le Pen ha rotto con la Le Pen. Quindi almeno questo falso... Mi stai dicendo che la Le Pen è lontana... Ora io non conosco i dettagli delle legami europee, ma mi stai dicendo... La Le Pen è lontana dai conservatori europei. Mi stai dicendo che la Le Pen... Sì, mi stai dicendo che la Le
Le Pen non è la migliore amica in Francia della Meloni, dai. Forse è un poco più amica di Matteo Salvini. Informati, però poi arriverà il giudice di Cassazione, Maria Colombo, a stabilire quali sono i veri riferimenti culturali di ciascuno. È proprio sulla vicinanza al lepenismo del putinismo della Le Pen. La Meloni si è allontanata dalla Le Pen. Se c'è una grande differenza tra noi e loro è anche che la nostra campagna elettorale si costruisce nella fatica anche della definizione delle candidature, che molto spesso, Marco Antonelli, stanno ancora prendendo più spazio nel dibattito politico rispetto ai temi che stanno a cuore ai cittadini. Ieri, per la verità, qualcuno, il terzo polo, ha lanciato il programma, mentre il centrodestra era ancora alle prese con la limatura delle liste, che ci aggiorna poco fa Salvini, dovrebbero arrivare entro serata. Intanto vediamo la giornata di ieri. Peppe Ferrante. Il segretario si sente di fare un appello al voto utile. 5 minuti dopo le elezioni, 5 minuti dopo, si rialleranno con i 5 Stelle. Al grido di Draghi o morte, Carlo Calenda presenta il suo programma e attacca il PD. Il suo terzo polo non ci sta ad essere tagliato fuori dalla partita del 25 settembre. E Calenda, come noto, si agita molto, sgomita molto, però obiettivamente l'alternativa è tra questa destra e la serietà del Partito Democratico. Salvini governerebbe piuttosto con Rifondazione Comunista che con la Meloni. Calenda immagina la realtà come lui la desidera. Anche io sogno la Democrazia Cristiana che riprende la maggioranza relativa. Intanto, in via della Scrofa, in casa del partito di Giorgia Meloni, vanno avanti le riunioni del centrodestra per ultimare le candidature. Il Partito Democratico le ha fatte uscire subito, hanno sbagliato, avrebbero dovuto fare come voi fino all'ultimo. Hanno sbagliato a farle così. Letta, dopo aver distrutto il centro, il campo largo, il centro-sinistra è riuscito con una volontà del cupio di soldi straordinaria a distruggere anche il suo partito. Non abbiamo chiuso ancora le liste. Un po' di lavoro. Con i seggi tagliati di un terzo, i sacrifici saranno tanti anche a destra. Lo Stato Maggiore di Forza Italia, asserragliato in Sardegna da Berlusconi, si prepara al terremoto. I delusi ci sono sempre. Ci sono in amore, ci sono nel calcio, quando perdi lo scudetto ci sono anche alle elezioni. Parla Crippa, è lui che è delegato. Saranno tante candidature anche della società civile. Avere pazienza ancora 24 ore. Ettore Maria Colombo, vorrei ragionare con te e poi con tutti i miei ospiti su come si fa la campagna elettorale e anche su come la si governa, perché questa settimana è stata segnata tantissimo dalle polemiche relative alle liste del Partito Democratico. Gli altri partiti invece sono riusciti a tenere a bada polemiche e rivendicazioni, anche se ancora il rebus non è stato completamente completato. Sì, fammi dire una cosa brevissima, prima non sono riuscito, ma un flash. Cioè, Orban stava nel Partito Popolare Europeo, non è che stava da un'altra parte. Se n'è dovuto andare per una serie di cause che adesso non approfondiamo, ma lì stava. Invece il gruppo dei conservatori, si chiamano pure riformisti, si chiamano conservatori e riformisti, presidente Giorgia Meloni, c'ha i polacchi che detestano Orban, ma non c'ha la Le Pen, e che è amica più della Lega, e quindi se la cava così. Detto questo, la campagna elettorale, ieri ho fatto doppio lavoro, da un lato i russi che ci invadono, dall'altro il terzo polo. Francamente, del programma del terzo polo magari ci facciamo un'altra trasmissione, molto interessante, ma francamente. E il terzo polo, come tutti i partiti, hanno enormi problemi a fare le liste. L'unico partito che oggettivamente non ha alcun problema a fare le liste è quello di Giorgia Meloni. Verranno riconfermati tutti i candidati uscenti e se ne aggiungeranno molti tra esponenti politici e volti della fantomatica cosiddetta società civile, e porterà una messe di parlamentari, quindi non ha problemi. Già se andiamo alla Lega, e peggio mi sento se andiamo a Forza Italia, che veleggia
tra l'8 e il 9%, i problemi crescono. La Lega, perché dipende dove li metti, in che posizione, se reggibili o meno. Chiaro. Forza Italia, perché c'è l'overbooking, perché Forza Italia nel 2018 elesse moltissimi parlamentari, alcuni ne sono pure entrati durante la legislatura, ma i posti a disposizione sono pochi. Tagliani gli ha già detto, ragazzi, questo è tutto chiaro, stringe. Ettore Maria Colombo, la questione è perché il centro-sinistra lava i panni sporchi non in casa ma fuori casa, esponendosi anche a l'essere messo alla berlina dagli avversari, mentre tutti gli altri riescono a mettere il polvere sotto il tappeto, tanto per giocare coi proverbi, perché sono più furbi gli altri. Perché nel terzo polo, di cui oggi ho scritto, si stanno letteralmente scannando le liste, da oggi ci sono ancora parasegrete, ma ci sono, ne potremmo parlare diffusamente perché le so, ma sono più bravi, sia il centrodestra, dove si stanno litigando come pazzi pure tra i piccoli, sia nel terzo polo, e persino dentro i 5 Stelle sono più furbi del PD. Siete meno bravi e meno furbi, Andrea Romano? Ma mi piace la risposta di Colombo, può darsi che sia così. Ora, a parte che essere furbi non mi pare una grande qualità, per carità, no? Ma anche tra ragazzi, insomma, lo impariamo per strada. Però guardi, no, hai ragione. La ragione penso che sia un'altra, che il Partito Democratico è un partito trasparente, nel bene e nel male, no? Amiamo discutere, amiamo anche, come dire, rendere pubbliche le nostre discussioni, un po' perché siamo un partito vero, non abbiamo padroni. Con tutto il rispetto dei padroni, ci mancherebbe altro, però noi non li abbiamo i padroni, e quindi ci confrontiamo, litighiamo, discutiamo, e poi l'esercizio delle liste è sempre, da che mondo è mondo, un esercizio molto faticoso e molto difficile. Dopodiché, guardi, mi lasci dire una cosa sul terzo polo, in larga parte l'ha anticipata Verini. Per carità, possiamo andare a vedere questo o quel programma, però le prossime elezioni, il 25 settembre, saranno elezioni tra la destra e la sinistra. Certo. Non c'è lo spazio per chi sta a mezzo, non c'è largo spazio. E poi aggiungo, con grande rispetto del programma del terzo polo, ma quale credibilità possono avere figure come Calenda, che diciamo nell'ultimo mese hanno fatto sarà una telenovela, così, hanno sarà anche così, come dice lei, Romano, però mi pare che è una questione di credibilità. Voi stiate battendo parecchio il fuoco amico, nel senso che Calenda ieri ha aperto la conferenza stampa dicendo: guardate, il PD si allerà immediatamente con il Movimento 5 Stelle, Renzi che attacca frontalmente lei. Ma Calenda mi sembra il mago schiavo dei rancori di 8 anni fa. Posso dire una cosa, cari? Certo. Calenda è un po' il mago Telma, in questi anni ha fatto 1000 previsioni. Mi ricordo nel 2018 diceva: andremo a votare tra 6 mesi, poi la Lega si scioglierà, fa sempre una previsione. Nessuna di queste previsioni è stata mai, diciamo io, realizzata in realtà. Calenda si preoccupi di rafforzare la propria credibilità, che è molto, molto, molto indebolita dalle ultime vicende, che assomigliano di più a una telenovela che non a quella di un leader politico. Però Andrea, riconoscerai che la legge elettorale fatta paradossalmente dall'ex capogruppo del PD, oggi primo colonnello di Renzi, non li aiuta, nel senso che tu hai secondo me ragione a dire che andranno male se non malino, però la legge elettorale li schiaccia per forza di cose. Allora, se ci fosse un proporzionale andrebbero. Ma io sono sempre stato negli ultimi anni un forte sostenitore del proporzionale, perché il proporzionale, anche perché la legge, con la riduzione dei parlamentari, con la riduzione del numero dei parlamentari che io ho sostenuto, era inevitabile fare una legge elettorale proporzionale. L'errore di tutti, compreso anche il PD, è stato quello di non varare una nuova legge elettorale un minuto dopo avere tagliato i parlamentari. Marco Antonelli, tu hai capito la strategia del terzo polo, di Renzi e Calenda? Perché da una parte hanno l'obiettivo di erodere consenso nel centrodestra, però nelle prime uscite se la sono presa soprattutto contro il centro-sinistra. Beh, è normale dopo quello che c'è stato, insomma, no? Quando una coppia scoppia c'è sempre un po' di rancore. In realtà, secondo me, alla fine punteranno a fare l'ago della bilancia, è inutile se hai Calenda fa previsioni. No, molto bravo, molto assertivo, però poi alla fine dovrebbe essere un po' più prudente, perché poi rimane tutto agli atti. Cioè, alla fine punteranno a fare probabilmente l'ago della bilancia e vedranno se per caso il centrodestra, se per caso la Meloni avesse bisogno di rafforzare un po' la componente centrista. Io non escludo che poi possano anche mettersi a disposizione, allora, insomma. Ne abbiamo viste tante in questa ultima legislatura. Io escludo che ci siano aghi
escludo che ci siano aghi e che ci siano bilance. Queste elezioni le vince il centrodestra dritto per dritto, che avrà una maggioranza schiacciante in entrambe le camere. Potresti evitare di tenere il 26 di settembre. C'è già un mago Telma. Calenda, c'è già un mago Romano dice essere un mago Telma, che le sbaglia tutte, dice la partita decisiva sarà in Senato. Io chiedo ad Alessandro Cattaneo, considerato anche le aperture di credito che il terzo polo ha fatto sull'inappellabilità delle sentenze di primo grado e quindi una revisione della riforma della giustizia Cartabia, sul presidenzialismo, sulla riforma del welfare, revisione del reddito di cittadinanza, se il terzo polo, dopo il 26 di settembre evidentemente, può essere un interlocutore parlamentare? Ma il terzo polo è una sinistra travestita da centrodestra ogni tanto, quando gli conviene, perché poi di fatto se uno guarda la storia politica dei leader, Calenda, Renzi, sono stati eletti nel Partito Democratico, sono stati ministri dei governi di centrosinistra, sono alleati in tutte le amministrative che esistono in Italia con il centrosinistra. Stanno esplodendo tra l'altro adesso sui territori, questo non si dice perché sta arrivando qualche ex di centrodestra, ma la struttura delle segreterie provinciali sia di Italia Viva che di Azione è fatta fino all'altro ieri da totalmente gente che era fuoriuscita dal Partito Democratico, quindi io non mi fido perché loro sono un centrosinistra mascherato. Poi, detto questo, quando parleremo di presidenzialismo, di riforme costituzionali, non faremo l'errore che ha fatto la sinistra. Lo faremo in maniera condivisa, allora, perché le riforme interessano tutti e si fanno con tutti. Ma questi sono tutti i ragionamenti che si faranno dopo il 26 di settembre. Noi invece vogliamo stare ancora in pieno di questa campagna elettorale e della questione a cui ho accennato prima. Come si fanno le campagne elettorali? Come si governano? È un piacere avere con noi Giampiero Travini, è un giornalista ma nella vita fa lo spin doctor, è uno di quei professionisti che aiutano i partiti e i leader a costruire delle campagne elettorali convincenti. Tra poco arrivo da lei, Travini, anzi ti do del tu visto che da giornalista sei un collega. Prima però ripartiamo da un ritratto del segretario da giovane, parliamo di Enrico Letta, fatto dalla nostra Susanna Bonfanti, perché non dimentichiamocelo, Enrico Letta è colui che è più fresco di campagna elettorale, visto che ha fatto e vinto quella per il seggio delle suppletive a Siena poco più di un anno fa. Bonfanti intanto. Lui ha una grande attenzione per la sua salute e le garantisco che non è comune a tutti i politici. Sto parlando con il 25enne dentista di Enrico Letta. Assolutamente. Si riflette nella sua attività politica? Penso di sì. Ha una grande attenzione per le persone, devo dire, e per i giovani soprattutto. Letta ha dichiarato di aver fatto la scelta dei parlamentari non da solo, individualista o veramente un giocatore in squadra? Enrico non è mai stato un settario, è sempre stato uno che ha sempre cercato il massimo della condivisione. In questa fase probabilmente alcune scelte possono sembrare rancorose. All'epoca le avevo anch'io i capelli, ecco. Sono molti anni fa, qui siamo nell'87. Enrico qui avrà avuto 18 anni, 19, non so. Proprio alle spalle di Nemita, vediamo. Sì, 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 questa è una foto molto suggestiva. Le correnti erano un po' come dei partiti, quindi lui è sempre stato in una posizione da mediatore. Già allora io me lo ricordo perché un forse po'. Era un po' più difficile con il PD. Ora, assolutamente è più difficile. Quanto sta sereno Enrico oggi alla luce di questa difficilissima campagna elettorale? Ora sta passando un momento di difficoltà perché è il momento delle scelte. Quando ho visto le candidature ho immediatamente collegato all'esperienza degli anni Ottanta, con l'inserimento di noi ventenni, venticinquenni poco più, all'interno di un partito che era incrostato. C'era una selezione della classe dirigente, anche dei giovani, non facile, non semplice. Lui avverte la responsabilità di ritraghettare e di ridare un'identità al PD. Se dovesse fallire, secondo me lui ritorna a Parigi nel suo ruolo universitario. Allora,
Allora, Giampiero Travini, prima di entrare nelle tecnicalità della campagna elettorale, questo servizio ha il merito di raccontarci una cosa che, se vogliamo, è nota, ma forse non è più. Enrico Letta è un politico di professione che è cresciuto a pane e politica. Poco fa però emergeva la questione di un centrosinistra che è meno furbo e meno bravo degli altri, perché lavando i panni sporchi fuori casa si fa bersaglio delle critiche, per esempio sulla questione delle polemiche delle candidature. È così? Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a te Francesco. Può essere anche così, il tema però è che mentre il centrodestra sta prendendo per i fondelli il PD parlando delle candidature, dei problemi che ci sono stati, non sta facendo campagna elettorale per il centrodestra. Non sta facendo campagna elettorale, però io vedo Silvio Berlusconi che quotidianamente fa delle pillole sui social, vedo i leader che fanno comizi, Giorgia Meloni lancia una tour per le piazze italiane. Mi sento di dissentire dalla tua considerazione, per cui argomentala. L'argomento nel senso che abbiamo fatto una prima parte di trasmissione dove abbiamo parlato, appunto, quando ci siamo confrontati tra centrodestra e centrosinistra, abbiamo parlato dei problemi del centrosinistra, non abbiamo parlato dei temi del centrodestra. Poi è vero, per le strade, online, si sta facendo campagna elettorale, ma il buzz, quello di cui si parla in questo momento, sono i problemi del centrosinistra, non le proposte del centrodestra, che sono state appunto eclissate da questa problematica all'interno del centrosinistra, che poi si risolve fra due giorni, perché fra due giorni non ne parliamo più. Chiaro. Allora, veniamo alla campagna elettorale che ha giocato Letta nel seggio di Siena. Ho piacere di affrontarla con te perché tu con la tua agenzia Piave curasti quella campagna elettorale. Vediamo nel cartello 6. Fu curiosa quella campagna elettorale perché Letta, già segretario del Partito Democratico, si presentò senza il simbolo del PD. Siena, collegio non difficilissimo, ma certo una sconfitta sarebbe stata rovinosa. Qual è stato il segreto di questa campagna elettorale? Il segreto di questa campagna elettorale è stato l'ottimo lavoro che ha fatto Enrico Letta sul territorio, perché non puoi fare vincere una campagna elettorale se non hai un materiale umano su cui lavori. La fortuna di lavorare per me con Piave, con Lorenzo Salmi, che è il capo dell'agenzia e che ha lavorato come stratega principale della campagna elettorale, è stata proprio quella di avere un team che ha supportato l'ottimo lavoro di Enrico Letta sul territorio, perché di fatto noi ci siamo occupati proprio di raccontare dove sarebbe andato Enrico Letta in tutto il collegio. Fa conto che è stata una campagna elettorale che va da memoria, è partita l'11 di settembre ed è finita il 1 di ottobre, almeno la parte digitale, che è quella che abbiamo curato noi. Noi ci siamo come agenzia impegnati a costruire una strategia digitale per andare con i temi a colpire le persone interessate a quei temi, con gli eventi a sensibilizzare i territori su cui quegli eventi venivano fatti. Quindi una campagna elettorale che si... Prego. Colombo. Posso dire una cosa? Prego. Sì, no, dico, se Letta perdeva il collegio uninominale a Siena, ragazzi, disastro. Cioè, altro disastro. Che non entrare in Parlamento, si doveva dimettere da segretario del PD. Cioè, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto, vincere a Siena, per carità, sarà stato un lavoro nobilissimo, certo, il vostro, ma vincere a Siena era un, chiaro, compito abbastanza facile. Però non dimentichiamo che in quei giorni... Non a caso a queste elezioni Letta si candida solo nei listini proporzionali bloccati e alla, certo, fine ha scelto di non optare per nessun collegio, perché in qualsiasi collegio uno del centro-sinistra si mette a sto giro... Lo abbiamo detto, Colombo, però non dimentichiamo che quella campagna elettorale fu anche segnata dalla vicenda dell'acquisizione da parte di Unicredit di MPS, che rischiò per un momento anche di rendere molto incerto il risultato. Ma veniamo all'oggi, veniamo alle parole di questa campagna elettorale e proviamo a passarle in rassegna con il nostro Claudio Ossani, a cui chiedo di entrare in studio e di commentarle prima con Travini e poi ovviamente con i nostri ospiti. Claudio, ben trovato. Grazie Francesco, prima dicevamo le parole che ascoltiamo, questi invece sono i cartelli che vediamo, metropolitane, affissioni, autobus, treni. Cominciamo da
quello di Giorgia Meloni. Una sola parola: pronti. Pronti a risollevare l'Italia. Nel cartello 8 la campagna elettorale viene poi declinata anche pronti a combattere la povertà, pronti a lavorare, a difendere le aziende che rispettano le regole. Questa parola, pronti, ci ha colpito, non ha colpito solo noi, ha colpito molti dei giornali e dei giornalisti che raccontano la campagna elettorale in questi giorni. E a qualcuno ha evocato altri scenari. Ero curioso di sapere da Giampiero Travini come valuta questa scelta. Peraltro, scusa Francesco, noi abbiamo deciso di far vedere a Travini una campagna elettorale di centrodestra. È una provocazione, lui si occupa delle campagne degli avversari. Questo lo abbiamo Vediamo capito, se è proprio per questo ha qualche che... idea che insomma vorrebbe rubare. Sì, pronti è la croce di lizza di Giorgia Meloni dal 2018. Giorgia Meloni è dal 2018 che si sente pronta per governare il paese. Questo è il senso di pronti. Loro sono pronti per governare il paese e questa volta, stando ai sondaggi, ci possono riuscire e lei può essere la prima premier donna. Quindi io credo che quel pronti vada a esorcizzare anche questa aura di indefinizione di Giorgia, che ha un ruolo veramente chiave nella politica italiana e lo sta avendo adesso ed è pronta adesso dopo 5 anni di preparazione. Marco Tonelli, ti convince questa parola d'ordine? Perché qualcuno l'ha criticata per la sua indeterminatezza, poco incisiva sui temi, solo anche un po' il sintomo di un atteggiamento attendista che finora ha segnato la campagna elettorale di Meloni. Ma insomma, lei più che fare campagna elettorale deve stare attenta a non sbagliare. I sondaggi, stante a quello che dicono, sono molto positivi per Fratelli d'Italia, per cui deve evitare di fare errori. Insomma, se da qui a settembre centrodestra non sbaglia niente, in particolare la Meloni, probabilmente portano a casa una vittoria tutto sommato facile facile. Quindi, e lei, sì, sono d'accordo col collega, quel pronti significa siamo pronti a governare, stavolta certo. Dateci fiducia, insomma, questo è il senso nemmeno tanto subliminale della questione. Certo, Romano, però ti posso aggiungere una cosa, tradisce anche una certa insicurezza, cioè se hai bisogno di ribadire che sei pronta, certo. Vuol dire che forse non hai tutta questa sicurezza di essere. Allora, Romano, considerando che qualcuno, ce lo diceva Claudio Sani, no? Invece ha evocato rimandi al passato, non è il sintomo di una sorta di ossessione nei riguardi di Giorgia Meloni, che per cui la si voglia attaccare più sul suo passato, nel quale tra l'altro non era nemmeno nata, rispetto a quanto sta facendo e intende fare nel futuro? Tanto vi faccio dire sullo slogan... Ha ragione Antonelli, cioè denota una forte insicurezza, perché che bisogno c'è per un politico di dire io sono pronto a governare, sono pronto a amministrare? No, vuol dire che evidentemente la percezione che si ha nella popolazione è quella in realtà di una assenza di prontezza, di un'impreparazione. Primo. Secondo, guardi sul passato, questo vittimismo di Fratelli d'Italia lo trovo un po' ridicolo. Ogni volta che si fa una critica a Fratelli d'Italia, la Meloni, Crosetto e gli altri, ci demonizzate. Le nostre sono critiche molto precise, perché vede, anche i simboli sono importanti. Nessuno pensa che torneranno i fascisti in camicia nera, con l'orbace, a fare il saluto romano. Però la discussione che abbiamo avuto un paio di settimane fa sulla fiamma, anzi più di recente sulla fiamma, non è stata certo. Una discussione simbolica. È una discussione vera, autentica, perché quella fiamma è un simbolo preciso, è il simbolo del neofascismo italiano, lo ripeto ancora una volta, non è la fiammella di un accendino, è la fiamma che rimanda alla fiamma che sta sulla tomba di Benito Mussolini. Per questo allora, Almirante la volle nel la suo fiamma simbolo, che per non questo... si spegne. Era la fiamma esatto, della fiamma abbiamo che chiesto una cosa però semplice. C'è chi dice che è la fiamma degli arditi, c'è chi segnala che non è più presente la trapezio. Usciamo dalla semiologia di un partito che peraltro non è qui rappresentato, per cui non può difendersi. No, ci mancherebbe, le faccio un gioco al contrario. Cosa sarebbe successo se, per esempio, il Partito Democratico avesse messo, non so, la falce e il martello, no? A dire la falce e il martello. Bisogna capire se avrete preso meno voti, chi lo sa. Ma andiamo sì, io sarei stato politica, contento. No? Io sarei stato contento.
Allora, ma francamente vedo sempre questa ossessione della sinistra, che io immagino i ben pensanti di sinistra che guardano questa grafica della Meloni e con lenti di ingrandimento cercano tracce di neofascismo all'interno dei termini utilizzati. Ma basta. Ma Romano, perché non mi commenti Ruberti, che il capo di gabinetto del PD che si è dimesso nel giro di pochi ore, è uscito un video imbarazzante. Ma si è dimesso, molto imbarazzante pubblicato dal Foglio. Ci sono state le dimissioni di Ruberti. Noi vogliamo ritornare a parlare invece delle parole d'ordine di questa campagna elettorale. Claudio, rimani con noi, come sai dobbiamo andare in pubblicità, ripartiamo dalla rassegna degli altri slogan degli altri partiti. A dopo. Credo. C'è stata polemica, sono riusciti a sinistra a fare polemica per 15 giorni anche su credo. Non è il credo che uno recita a messa, se uno crede o non crede, ma io penso che credere sia un verbo straordinario, perché se uno non crede nel futuro, non crede nel merito, non crede nei giovani, non crede nel proprio paese, e allora non va da nessuna parte. Allora, dal pronti di Giorgia Meloni siamo passati al credo di Matteo Salvini. Claudio Sani. A noi è venuto in mente intanto che nella competizione interna al centrodestra si dice chi prende un voto in più dell'altro esprime il Presidente del Consiglio. Intanto sono partiti tutti e due da utilizzare, sia Lega che Fratelli d'Italia, soltanto una parola, una singola parola per la campagna elettorale. L'altra cosa che ci è venuta in mente è quando Salvini in Piazza Duomo a Milano, vigilia delle elezioni europee del 2019, 34% della Lega portò bene quella cosa, e oltre a votarsi a tutti i santi d'Europa chiamò in causa persino il Rosario, il cuore immacolato di Maria. Travini, chiedo a lui, ci fidiamo insomma che questa parola sia una parola di credo laico, di politica laica? Beh, Pininsegno nella presentazione della campagna elettorale, nel video di presentazione della campagna elettorale, ha recitato proprio un atto di fede laica quando parla della campagna elettorale, perché è stato lui il doppiatore, e mi fa specie perché è uno dei miei doppiatori preferiti. Credo è una professione di fede. Salvini dice non è la professione di fede cattolica, è di fatto il credo è la preghiera più importante che si dice durante la messa, perché è l'atto di fede estremo. E io invidio chi crede. Io da quando è morto mio babbo invidio chi crede, perché io faccio molta fatica da quella volta a credere. E dico che attaccare uno che usa come parola credo e che crede è un errore strategico incredibile. Quindi quella è una campagna per non farsi attaccare, perché chi ti attacca su quella parola generalmente perde. Questa è una considerazione molto interessante che giro a Ettore Maria Colombo. È stata uno slogan azzeccato questo credo di Matteo Salvini? Guarda, io sono cattolico, ho pure fatto l'università cattolica, a me dà fastidio, e i cattolici in Italia sono un'esigua minoranza, almeno quelli praticanti, quindi secondo me questa roba, il cuore immacolato di Maria, ci manca solo la Madonna Nera di Częstochowa, insomma mi sembra tempo perso. Però invece se posso dire sulla Meloni, invece non condivido che pronti sia uno slogan sbagliato. Pronti uno slogan giusto, gli italiani amano salire sul carro del vincitore, la Meloni sarà il vincitore di queste elezioni e tende e vuole che sia chiaro a tutti. Agli italiani piace tantissimo chi vince, agli italiani non piace mai chi sentono che ha la puzza dello sconfitto. Certo. Detto questo, sulla fiamma solo volevo dire una cosa. Allora, rapidamente, Se posso, per carità, perché non è che...
ho intervenuto tantissimo, ma proprio la fiamma è quella roba che diceva Romano, cioè la fiamma che non si spegne, che splende perpetua sulla tomba del Duce. E sinceramente la tengono per un motivo elettorale, cioè perché richiama voti, ma secondo me è stato un errore. Okay. Detto ciò, tenerla, l'hanno fatta pure più grandicella. Detto ciò, però, dire che se vince la Meloni tornano i fascisti da Marte, invadono la Terra, in particolare l'Italia, certo, è un po' troppo. Allora, Alessandro Cattaneo, Forza Italia, da sempre forza che si richiama anche alla laicità, prova imbarazzo davanti a questo richiamo alla fede? No, il credo non è per forza un credo di natura religiosa. Esistono anche il Berlusconi fece il credo laico con i riferimenti, diciamo, ai nostri valori culturali, al liberalismo, al garantismo, all'europeismo, eccetera. Anzi, andate a vederlo perché nel 94 aveva come sempre anticipato tutti, anche sulle tecniche di comunicazione. Poi, se devo dire la mia, io, diciamo, l'ostensione così marcata del rosario e dei riferimenti, certo, religiosi non mi piace, perché io da cristiano preferisco praticarlo e renderlo evidente in un tentativo, da peccatori quali tutti siamo, certo, di tentare di dimostrarlo nei fatti, di essere. L'ostensione così mi ha sempre un po' infastidito. Comunque, poi, oltre agli slogan, bisogna avere le idee. È uno slogan efficace, come dice Travinio, è uno slogan scivoloso, perché crea una commistione tra sacro e profano. Sì, tra l'altro non l'hanno nemmeno presa bene oltre Tevere, da quello che so io, insomma, Chini. Ma al di là di questo, Salvini ha bisogno che gli italiani credano in lui più lui che rispetto agli italiani, quindi lui ha bisogno di recuperare consenso. Questo qua in realtà tradisce questo. Lui sta dicendo: credete in me, tornate a credere in me. Cioè, questo qua è un signore che stava fino a 2 anni fa, quanto aveva nei sondaggi? Un 30%, certo. Adesso è ridotto, che forse qualcuno dice che scendono pure sotto al 10 o poco sopra al 10, quindi lui sta dicendo: tornate a credere in me. Questo payoff in tutti i manifesti poi in realtà simboleggia esattamente questo. Allora, ci dobbiamo fermare. Io ringrazio tutti, Giampiero Travini, Ettore Maria Colombo, Marco Antonelli, Sandrea Romano e Alessandro Cattaneo, ovviamente Claudio Ossani. Dopo il break ripartiamo, e ripartiamo, grazie, dalla Versilia devastata dalle trombe d'aria. Dopo il break. Le 12, siamo di nuovo in diretta con L'aria che tira estate, mi collego con il TG di La 7, Adriana Bellini, buongiorno. Ciao, buongiorno Francesco. Allora, sicuramente per quanto riguarda la politica, 37 giorni dal voto, c'è tutta la questione delle candidature che si stanno definendo, del resto ormai manca davvero poco alla scadenza dei termini, e poi c'è la politica per le parole del ex presidente russo Medvedev, che hanno naturalmente scatenato le reazioni in Italia. E sono molteplici, poco fa ha parlato anche Salvini, a cui il Partito Democratico aveva chiesto prese di distanza su quello che sono a tutti gli effetti delle ingerenze sul voto europeo e anche italiano. Salvini ha detto che le parole di Medvedev non avranno nessun seguito nelle elezioni italiane. E questo ci porta a parlare dell'Ucraina. La notizia di oggi è questo video che è stato trasmesso dalla CNN, è stato anche geolocalizzato e autenticato. Dunque, per questo ve ne parliamo, ve lo mostreremo. Si vedono dei mezzi militari russi all'interno della sala turbine della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e secondo alcuni media locali i russi sarebbero pronti a staccare la centrale dall'elettricità. Dunque, insomma, Zaporizhzhia continua ad essere una preoccupazione davvero molto forte per tutta la comunità internazionale. Poi c'è anche il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore in Italia, provocando moltissimi danni.
E da qui ripartiamo, Adriana. Tra poco saremo in Versilia, sferzata dalle precipitazioni estreme. Ci sono stati anche due morti. La nostra Maria Antonia Di Maggio è in compagnia del presidente della Toscana, Eugenio Gianni. Tra poco ci arriveremo. Non è un caso isolato. Proprio pochi secondi fa Legambiente ha diramato un bollettino in cui si dice che nei primi sei mesi di questo 2022 sono 132 gli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel nostro paese. E quanto questa campagna elettorale si sta occupando di ambiente, della tutela del nostro territorio? Ne parliamo oggi con Angelo Bonelli della Federazione dei Verdi, storico esponente dell'ecologismo italiano. Con noi Francesco Giubilei, Nazione Futura, editore, scrittore prolifico. Uno degli ultimi suoi studi è dedicato al sovranismo energetico. Saluto e ringrazio Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, perché anche di ambiente, di energia parleremo. Buongiorno, tra grazie. Poco, ma un saluto particolare e un ringraziamento, perché è un onore averlo con noi oggi, per Carlo Carraro, rettore emerito della Ca' Foscari di Venezia, docente di economia ambientale. Pensate, faceva parte del team di esperti che insieme ad Al Gore vinse il Nobel per la pace nel 2007 ed è uno dei primi firmatari di Un voto per il clima, un appello della comunità scientifica e accademica perché la politica si occupi delle emergenze ambientali e climatiche del nostro paese. Ripartiamo dalle immagini terribili che hanno segnato non solo la giornata di ieri, ma tutto il periodo a cavallo di Ferragosto. Guarda chi arriva, via, via! Tutto crollato, tutte rovinate, tutte cadute. Professor Carraro, voglio cominciare da lei. Forse nemmeno queste immagini terribili di devastazione, forse nemmeno i morti per il clima riescono a smuovere, come finora purtroppo non c'è riuscito, il vostro appello alla politica a mettere in cima all'agenda la tutela dell'ambiente. Perché secondo lei la politica è così refrattaria a questi temi? Beh, innanzitutto qualche segnale positivo c'è, perché l'appello ha comunque registrato in pochi giorni 200.000 firme e questa è già la sensazione, dalla sensazione che invece l'opinione pubblica a questi temi tiene molto e vorrebbe una risposta da parte della politica. E questo fa pensare che la politica prima o poi ci arriverà, perché non può trascurare il proprio elettorato, e se l'elettorato spinge in modo decisivo e poi vota in modo intelligente, non votando quei partiti che non mettono questi temi come prioritari nel loro programma politico, beh, evidentemente i partiti prima o poi risponderanno. Oggi non è così, purtroppo non è questo un tema prioritario, probabilmente perché è visto troppo come lontano. Ci sono delle altre emergenze, dall'inflazione ai prezzi dell'energia, dall'occupazione alla crisi sanitaria, che sembrano più rilevanti e più urgenti, ma in realtà sono strettamente collegati, e affrontare gli uni ed affrontare il tema del cambiamento climatico porterebbe dei grandi benefici su tutti questi livelli. Professore, non so se ho il tempo di argomentare perché c'è questa stretta connessione. Si sente di dire già da adesso che ci sono dei partiti nella contesa elettorale che si sta consumando in questi giorni che tradiscono una poca sensibilità ai temi ambientali.
Sì, direi di sì, perché in vari programmi, almeno per quello che è stato presentato finora, la questione non è certo tra le priorità di nessuno dei partiti, per la verità non posso, almeno dei più grandi partiti, certo, il partito dei Verdi fa di questo una sua bandiera da sempre, ma i grandi gruppi, le grandi coalizioni purtroppo non ancora. Io credo che approfondendo il tema e comprendendo quanto sia importante la transizione di tutto il sistema industriale produttivo italiano per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, capirebbero anche che tutto questo, esattamente come è successo negli Stati Uniti, cioè perché il senatore Manchin ha cambiato idea e ha appoggiato il grande piano americano, certo, di lotta al cambiamento climatico, 350 miliardi di dollari stanziati dal governo americano, perché ha capito che tutto questo non era fatto per l'ambiente, era fatto per l'economia. La legge americana si intitola Inflation Reduction Act, eppure una legge per il clima, certo, e lo è perché effettivamente conseguendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni ne conseguiamo anche altri: maggiore crescita, maggiore occupazione, una economia più moderna, più salute, più benessere, ecco, perché l'inquinamento delle però, città verrebbe, professore, in Italia, cancellato. In Italia molto spesso, adesso ne parleremo anche con i nostri ospiti, invece sta passando l'idea che in ragione della crisi dell'inflazione e soprattutto in ragione della crisi energetica deflagrata con la guerra in Ucraina, occorre rivedere le tappe e gli obiettivi dei programmi di transizione energetica. Ne parliamo tra poco con i nostri ospiti, però andiamo a vedere gli effetti della dimenticanza del cambiamento climatico, perché è vero che i temporali post-ferragostani sono una costante nel nostro clima, ma da un po' di tempo a questa parte hanno degli effetti devastanti e ieri a farne le spese sono stati soprattutto gli abitanti della Toscana settentrionale. Lì per noi, vicino a Viareggio, c'è Maria Antonia Di Maggio. Maria Antonia, com'è la situazione oggi? Sembra che l'operosità dei toscani abbia riportato ordine, almeno nelle spiagge. Esattamente, Francesco, buongiorno. Hai detto benissimo, l'operosità dei toscani che si sono ovviamente adoperati a ripristinare nella maniera più veloce gli stabilimenti qui, proprio per non compromettere la stagione. Siamo nel pieno della stagione turistica. Io vi sto parlando da Marina di Carrara, che è stato uno dei centri più colpiti dal violento nubifragio, dal maltempo che ha colpito ieri la Toscana. Carrara e Lucca, le province più colpite, ricordiamolo, ricordavi anche tu, il bilancio di due morti, di diversi feriti, di circa 100 evacuati. I danni soprattutto qui a Marina di Carrara sono stati davvero importanti, causati prevalentemente dalla grande quantità di alberi, di pini che sono caduti schiacciando macchine, attività commerciali e anche abitazioni. Abbiamo raccolto le testimonianze di chi c'era, anche di chi ha perso l'attività di una vita, e le possiamo ascoltare con questo servizio. Questo è un porto dura indimenticabile. Purtroppo è successo già da altre parti, questa volta è toccato a noi, ma indimenticabile. È stata una devastazione, ma è stata proprio una questione di 10-15 minuti. 10-15 minuti, a un certo punto si è coperto tutto il cielo di nero, è venuto questo uragano. Hai visto una cosa così in 40 anni. Ieri eravate qui, immagino. Ci vuole raccontare un po' che cosa è successo? Abbiamo visto arrivare questo tornado e poi ci siamo rinchiusi qua dentro tutti insieme. È cascata la barca, le barche hanno iniziato, ma non si vedeva niente, il vento era fortissimo. Era mai capitato di vedere una tempesta? Questa intensità no, mai. Poi si è divelto il tetto della nostra zona lì Calavele, così il tetto è finito sul viale, è cascata una barca, le barche, tutte queste barche si sono tutte spostate in avanti. Era la nostra attività di famiglia da una vita, avevo 12 anni, ne ho 49. Disastro, non ci sono parole. L'importante è che sono vivi loro, che erano in cassa, mio padre e mio fratello ieri. Soltanto gli hooligans, si parla sui 25-30 mila euro di danni, solo i giochi. Ombrelloni, vetri del bar tutti spaccati e il tetto del bar spaccato. E c'era il vento molto forte e niente, il vento ovviamente ha portato via tutto quello che c'era da portare. Delle strutture, gli ombrelloni, le prime file degli ombrelloni si sono divelti. Ecco.
Eccoti, Maria Antonia Di Maggio, vedo che sei in compagnia del presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Ci ha raggiunto il presidente Eugenio Giani, la regione toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza regionale e chiesto anche lo stato di emergenza nazionale, giusto presidente? Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Ma noi abbiamo fatto il punto già ieri sull'ora di pranzo perché questo cataclisma è avvenuto fra le 10 e le 11. È una tromba d'aria che è partita al largo della bassa provincia di Livorno, ovvero all'altezza di San Vincenzo, in realtà ha percorso questo tornado, io lo definisco una tromba d'aria, tutta la costa, si è avvicinata più sulla riva, sulla Versilia e qua a Marina, poi dopo i danni ingenti che ha fatto in questa sorta di inversione a U, si è proiettato verso l'interno, da un lato la Garfagnana, quindi con grossi danni a Barga, a Fornaci, dall'altro sulla Valle dell'Arno fino a Firenze, ancora a Calenzano, alle porte Presidente. Di Firenze, ha scoperchiato numerosi edifici. È molto ampio la linea di costa colpita da queste precipitazioni. Ci ha colpito tanto vedere la ruota panoramica di Piombino, che è molto più a sud, girare vorticosamente per il vento. La domanda è, non c'erano state avvisaglie delle previsioni di questi fenomeni così estremi? Noi avevamo messo quello che risulta attraverso le apparecchiature tecniche, ovvero l'allarme, lo stato d'allerta giallo, ma come lei vede, come ormai comunemente sappiamo, che da un lato la turbolenza atmosferica ci dice una cosa, il fatto estremo nella certo. differenziazione che si crea fra le temperature così alte e così basse, poi sul momento genera questi fenomeni, la tromba d'aria, l'uragano. Considerate che io fino a tre giorni fa ero a Firenze a organizzare le riunioni per costruire rapidamente laghetti, invasi, laghi per contrastare certo. l'emergenza opposta, ovvero quella del certo. caldo. Pensate che proprio in queste zone, qui siamo a Marina di Carrara, a due passi, Camaiore e Massarosa sono stati colpiti da un incendio di 860 ettari nemmeno un mese fa. Parliamo a una distanza, presidente, di meno di 400 chilometri. E qui nella capitale ancora siamo assediati da un caldo afoso, per cui l'Italia davvero è spezzata in due rispetto ai fenomeni atmosferici anche eccezionali. Ho un'ultima domanda per lei, perché alle sue spalle ci sono le spiagge meravigliose della Versilia, vediamo che gli stabilimenti hanno ripristinato gli ombrelloni, però la spiaggia è deserta. Lei teme che queste precipitazioni possano aver compromesso una stagione turistica che è ancora nel suo cuore? È una stagione turistica record. Devo dire che io sono convinto di no, perché c'è una grande capacità di reazione. Nell'arco di 24 ore, e io ringrazio volontari, gli operatori dell'ordine pubblico, la protezione civile, c'è gli stessi operatori balneari, di ristoratori, gli albergatori, la gente. Siamo un popolo fatto così, c'è certo. subito la reazione. Io sto raccomandando a certo. tutti, fate le schede prima di ripristinare, perché poi certo. se volete il ristoro, e ci impegneremo come regione, certo. il direttore Curcio ce l'ha dato, ci diamo da fare. Non... Una cosa le volevo dire. Me la dica. Guardi, noi sentivo le sue parole prima, che sono corrette, sull'impegno per dire le energie rinnovabili. La Toscana da sola supererebbe il 50% della propria produzione e consumo, perché fra eolico, fotovoltaico, noi abbiamo il geotermico, c'è un impegno fortissimo. Il problema è che è un problema veramente nazionale, ovvero certo. non ci sono confini dalle regioni per queste cose. È chiaro. E quindi io davvero faccio un appello agli impegni concreti che vengono dalle regioni, che li mettono in pratica. E ma adesso ne parliamo con i nostri ospiti. A proposito, presidente, nel salutarla ricordo che la Toscana ha una lunga tradizione di capacità di rialzarsi fin dalla terribile alluvione che colpì proprio Firenze negli anni 60, quindi state dando nuovamente prova di questa coraggio e determinazione. Dopodiché, Angelo Bonelli, veniamo al caso specifico per allargare lo sguardo. Si imputa questi eventi al cambiamento climatico, però i critici sostengono: come si può avere la pretesa di prevedere come sarà il clima tra 100 anni se non siamo in grado nemmeno di prevedere a distanza di 24 ore eventi atmosferici così clamorosi?
Non so chi siano questi critici. Per noi conta quello che dice la comunità scientifica, quella di cui prima lei parlava, che ha vinto il premio Nobel per la pace, l'International Panel Climate Change. Grandi comunità scientifiche che ci dicono che noi dobbiamo ridurre il riscaldamento globale di 1,5 gradi e ci indicano anche le strade. Da questo punto di vista, chi oggi fa il criticone è un irresponsabile, perché mette a rischio il futuro delle generazioni che verranno. Vede, alla politica manca una dimensione etica, e questo che francamente è inaccettabile, cioè quello di pensare quale sarà il futuro delle generazioni che nasceranno domani. E allora la necessità di dare una risposta a queste immagini, che purtroppo lei lo sa perché è un operatore dell'informazione, quanti puntate avrà fatto su queste situazioni? Regolarmente tutte allora, le state e non solo. Il punto è che la questione della crisi climatica deve essere affrontata con nettezza. Il tema della politica energetica è fondamentale. Sappiamo tutti che le emissioni di CO2 sono dovute, hanno contribuito e contribuiscono al fatto che si bruciano le fonti fossili. Allora, costruire una politica energetica e accelerare verso le rinnovabili avrebbe e ha un effetto molto importante. Dare questa dimensione etica e dare una risposta anche a questi cambiamenti climatici estremi, ma anche a diminuire, c'è anche un aspetto sociale, diminuire il costo della bolletta energetica, perché le rinnovabili costano veramente molto molto poco. Poi c'è il tema della riduzione del consumo del suolo. Vede, l'Italia consuma 2 metri quadri al secondo che vengono distrutti, cementificati, mentre io sto parlando, quantità enormi di territorio se ne vanno. La desertificazione è una questione che noi dobbiamo affrontare e non possiamo pensare di dare voce ai criticoni che... Allora, Francesco Giubilei, lei si sente un criticone, visto che molto spesso nella sua attività pubblicistica se la prende con le bufale sul clima? Davanti a effetti così estremi, forse occorre anche rivedere la propria capacità di lettura del reale? No, credo che non si possa e non si debba negare quelli che sono dei fenomeni estremi che avvengono purtroppo con sempre maggiore regolarità. Quindi da un lato c'è un problema legato al tema del cambiamento climatico, dell'ambiente, dall'altro lato c'è la necessità di cambiare anche quelle che sono delle politiche, per esempio aumentando quelli che sono gli investimenti nel contrasto in quello che è il dissesto idrogeologico. Noi abbiamo un grave problema in Italia di dissesto idrogeologico, quindi dobbiamo aumentare quelli che sono gli investimenti e curare quello che è il nostro territorio, se non altro per cercare di mitigare questi aspetti. Poi per quel che concerne la transizione ecologica, è chiaro che noi dobbiamo andare nella direzione di un aumento delle rinnovabili, è chiaro che noi dobbiamo andare nella direzione di una transizione ecologica, però c'è modo e modo per farlo. Noi lo dobbiamo fare in modo anzitutto graduale, non possiamo pensare dall'oggi al domani, nel giro di pochi mesi o di pochi anni, di cambiare totalmente quello che è il nostro sistema, non solo ambientale, ma anche sociale ed economico. Okay. Ecco, noi non dobbiamo creare la contrapposizione tra il tema dell'economia, tra il tema delle esigenze sociali rispetto al tema dell'ambiente. Questo sarebbe un grave errore che non possiamo permetterci. Allora, Carraro, ritorno da lei anche sulla scorta delle considerazioni che ha fatto Giubilei. Da una parte ci dobbiamo abituare a questa nuova normalità di estati tormentate dai tifoni, dalle trombe d'aria, una tropicalizzazione del nostro clima, e dall'altro però dobbiamo fare i conti con la necessità che la transizione ecologica cammina non sui passi del centometrista ma con i passi del maratoneta, perché ci sono delle necessità economiche rispetto alle quali non si può derogare. Beh, no, non sono d'accordo. Sul primo punto, certamente, i danni da cambiamento climatico saranno crescenti, sono crescenti, e abbiamo delle valutazioni anche abbastanza precise, sia a livello nazionale che europeo che internazionale. Valutazioni che vengono fatte dalle agenzie di assicurazione, non da organizzazioni ambientaliste. I danni coperti dalle assicurazioni o dai governi, quindi i rimborsi effettuati di cui si parlava prima nel caso della Toscana, sono oramai cifre ingenti. A livello mondiale sono circa 200 miliardi, cioè un quarto di punto del PIL. In Europa siamo su cifre per fortuna molto più basse. Quindi il problema c'è ed è un problema crescente, e sappiamo che il costo in termini di perdita di prodotto interno lordo tra 10, 15, 20 anni sarà molto importante. Per l'Italia si stima una perdita al 2050 di circa 2% di PIL e un mezzo punto al 2030, che sono cifre in termini di miliardi estremamente importanti. Dall'altro dobbiamo fare qualcosa per evitare queste enormi perdite economiche e sociali e ambientali di cui appunto abbiamo avuto alcuni esempi. I discorsi che faceva Giubilei un istante fa
Li facevo anch'io 30 anni fa, ma non si possono più fare. Sono passati 30 anni e sono cambiate molte cose. Sono cambiate molte cose dal punto di vista climatico. Quindi il problema si è aggravato sempre di più e adesso sappiamo, e abbiamo dei dati molto precisi per dirlo, che effettivamente non possiamo aspettare. Dobbiamo muoverci molto rapidamente per riuscire a contenere l'aumento di temperatura entro appunto un grado e mezzo rispetto ai livelli preindustriali. Dall'altro lato è cambiato anche la componente economica di questa transizione, cioè certo. E anche qui dati inconfutabili, i prezzi delle rinnovabili e di tutte le altre soluzioni, dalle batterie alle lampadine a LED, questi prezzi sono crollati 20 volte meno in 20 anni, cioè è una discesa straordinaria che fa sì che questo tipo di soluzioni oggi sia più conveniente dei combustibili fossili. E anche questo è un dato innegabile. Allora, e quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che enormi finanziamenti si stanno spostando verso questa direzione, non per ragioni etiche, ma per ragioni economiche. Conviene di più. Se posso una breve replica, non chiaramente sì, anche sui perché temi... dopo essersi preso del criticone si è preso anche del Matusa, nonostante la sua giovane età. Non chiaramente sui temi tecnici, ma da un punto di vista politico e economico. Il professore parlava del tema delle rinnovabili. Noi dobbiamo stare attenti, quando parliamo delle rinnovabili, anche a un tema di sicurezza energetica. Cioè noi non ci stiamo rendendo conto che tutta la filiera, o perlomeno la gran parte della filiera delle rinnovabili, è legata alla Cina. Nel momento in cui noi come Occidente, come Europa, rischiamo un conflitto geopolitico con la Cina... Penso al caso di Taiwan, quindi non sto parlando di un qualcosa di teorico. Il rischio qual è? È che ci stiamo legando mani e piedi alla Cina, così come abbiamo fatto sbagliando col gas nei confronti della Russia. Questo perché avviene? Perché la componentistica delle rinnovabili, le cosiddette terre rare, sono di proprietà cinese. Idem sulle batterie, dove il litio e il cobalto, le miniere sono di proprietà cinese. Allora, vedo che il professore dissente, io però voglio coinvolgere, e intanto lasciatemi salutare Eugenio Giani, perché è sempre un piacere averlo con noi, ma difficilmente riusciremo nuovamente a coinvolgerlo e so che lo aspettano giornate importanti. Grazie Presidente, buon lavoro. Voglio coinvolgere Davide Tabarelli su due questioni di fondo. La prima, il mutato cambiamento economico con la crisi inflattiva e la crisi energetica da guerra in Ucraina ci obbliga a rivedere le priorità della transizione energetica, che il professor Carraro invece dice, guardate che va in quella direzione l'economia mondiale. Il piano antinflattivo degli Stati Uniti punta sulle energie rinnovabili e non su un rallentamento della transizione verde. Allora, gli Stati Uniti non possono dare lezioni a nessuno sul consumo energetico e sulle emissioni. Emettono circa 18 tonnellate per persona di CO2 all'anno contro noi in europei che siamo intorno a 7-8, l'India 2. Pertanto hanno un prezzo della benzina di 1 euro per litro, noi è un po' sceso adesso intorno a 1,8. Perciò gli Stati Uniti sono quelli che più consumano, quelli che fanno più energia e ovvio che ci pensano. Poi che riescono a fare qualcosa è tutto da vedere, come è tutto da vedere quello che riuscirà a fare l'Europa, perché se l'Europa stamattina non abbiamo ancora toccato, nonostante mezz'ora, il tema dei prezzi, cioè l'economia, come dice lei, va verso una recessione, ma non ci va perché è così cambiato il tempo, perché arriva il temporale o se volete il ciclone, ci va perché c'è uno shock energetico, perché non sono stati fatti investimenti a sufficienza per garantirci una sicurezza energetica maggiore. E una delle ragioni per cui nulla abbiamo fatto è perché ci siamo distratti sulle politiche ambientali noi europei, perché non è vero quello che ho sentito dire prima, che l'etica non esiste nella politica europea, anzi c'è massima sensibilità da parte di tutti sulle questioni rinnovabili e l'Italia è da 50 anni che cerca di fare più rinnovabile ed è arrivata al 16% della produzione elettrica e al 5% per quelle nuove del totale del consumo energetico. Ecco, se andiamo verso una recessione con licenziamenti nel prossimo inverno, no, perché oggi il prezzo del gas sta a nuovi record, è 240, perché rischiamo che non ce ne sia. Il prezzo dell'elettricità è oltre 500 euro, il costo di produzione dalle fonti rinnovabili è 50, 60, 70. St'inverno arriveranno allora, siccome è così conveniente, portateci. Ci sono delle questioni fisiche che impediscono ai rinnovabili di essere la soluzione. Abbiamo bisogno dei fossili e bisogna fare investimenti. Allora, bisogno dei fossili e fare investimenti. Che
non abbia chiesto a Gianni. A Gianni andava chiesto del rigassificatore, non solo dei temporali. Deve fare un rigassificatore a Piombino per il prossimo inverno. Non gliel'ha chiesto. Però mi pare che il problema non sia tanto Gianni che non lo vuole, essendone peraltro il commissario straordinario, ma è tutta la comunità piombinese, capitanata peraltro dal sindaco di Fratelli d'Italia. Ma stiamo sul tema generale dell'approvvigionamento energetico, perché il tema ambiente e energia è intimamente connesso, e nel pieno della campagna elettorale ieri tre leader, Calenda, Berlusconi e Salvini, hanno rilanciato come alternativa efficace quella del nucleare. Dopo il break, da qui ripartiamo. Energia nucleare, favorevole o contrario? Contrario, dai, che devo andare. Favorevole, perché porta lavoro e sviluppo nel Vercellese. Se ben gestito, anche il nucleare ha i suoi benefici in termini ambientali. Banalmente, già solo la non produzione di CO2. Parola del sindaco di Trino, paesino del Vercellese, su cui sorge un impianto nucleare in fase di smantellamento dagli anni 90. Mi sono sempre espresso per il nostro territorio a favore anche di ospitare nuovi impianti. Una questione, quella nucleare, tornata d'attualità in questa campagna elettorale, complici le bollette energetiche che continuano a schizzare verso l'alto. Ci siamo gettati nelle mani della Russia e dei paesi dell'est nell'approvvigionamento del gas. Venuto meno questo, era un castello di carta che è crollato. Per questo si deve tornare a parlare di nucleare, molti paesi lo stanno già facendo e giustamente anche in Italia ritorna aperto il dibattito. Il tema deve essere appunto quello del mix energetico nel suo complesso. Se una delle fonti dalle quali ci approvvigioniamo va in crisi, possiamo sopperire con il resto. Oggi l'America si è schierata di nuovo, c'è un fibrillazione anche con la Cina. Rischiamo anche in quel senso lì un aumento dei costi delle materie prime e di non riuscire più neanche a fare il fotovoltaico. E poi cosa facciamo? Iniziamo a pedalare sulle dinamo e produciamo energia elettrica in quel modo. Qui, a qualche chilometro da Torino, la parola nucleare non spaventa più di tanto, come testimonia questo ex dipendente della centrale. Io lo ritenevo molto sicuro, ho avuto la possibilità di essere nella sala controllo per diversi anni come operatore al banco delle turbine e anche operatore del reattore e poi come capoturno. Questo invece è il recipiente a pressione, sono 12 o 13 centimetri di acciaio più una camicia interna di acciaio inossidabile. Io sono favorevole per andare lì a comprarla da altri paesi che ce la stanno facendo pagare a prezzo d'oro. È un problema ambientale, salutare, qua metà della gente è malata per questo problema. Angelo Bonelli, lei poco fa diceva occorre puntare su energia a emissioni zero, il nucleare di emissioni non ne fa. Ma guardi, innanzitutto a me piacerebbe, ovviamente non le voglio rubare il mestiere, mi perdoni, che un giorno si potesse parlare di come in questo paese si possono realizzare gli obiettivi climatici ed energetici con le rinnovabili. C'è un atteggiamento rispetto alle energie rinnovabili come se fosse un qualcosa, una roba quasi folcloristica, me lo lasci dire, invece è una cosa estremamente seria, molto Tabarelli seria. Tabarelli poco fa ha detto sono 50 anni che l'Italia investe ma sulle rinnovabili. Ma Tabarelli dice tante cose. Tabarelli tanti anni fa diceva che le rinnovabili in Italia non avrebbero mai superato il 10%, tra l'altro lo correggo sui numeri, le rinnovabili in Italia, compreso l'idroelettrico, sta oltre il 40%. Io ho qui l'applicazione Eterna che le può far vedere in questo momento esatto quanto noi produciamo di rinnovabili. Bonelli, faccia laghi allora, delle dighe per favore. No, perché non costruisci fare dei laghi artificiali, Bonelli? Io voglio fare eolico e fotovoltaico e lei mi scusi, glielo dico con molto rispetto. Allora, le cifre che le ho dato, glielo dico le sue cifre sono sbagliate come quando lei diceva, però non facciamo, non la buttiamo in cacciara perché questa è una cosa molto seria, mi scusi. Allora, da questo punto di vista, quindi però rispondo alla sua domanda per il suo nucleare, perché mai, come dire, andare fuori tema. Vede, il problema del nucleare, a parte dal punto di vista per il reperimento dell'uranio e tutte
questione, è tutto da vedere se è emissioni zero. Però andiamo a vedere quello che sta succedendo in Francia oggi, che è la nazione trainante dal punto di vista dell'Europa, perché molte se ne stanno andando via dal nucleare, come è noto. Bene, la Francia in questo momento sta vivendo una crisi drammatica dal punto di vista energetico, si trovano in una situazione veramente peggiore della nostra. Hanno una buona parte delle centrali nucleari che sono ferme a causa della vetustà e a causa anche della siccità. Dobbiamo dire ai cittadini e cittadine che ci stanno vedendo, serve tanta acqua per raffreddare i reattori. Certo. La società francese, no, ma questo è importante, mi scusi, se no non si capisce. Le chiedo sintesi, se no... No, io sintesi, non parlo più dopo, perché questo è un passaggio, non parlo bene. Più, però questo è un passaggio fondamentale. Andiamo al punto. Allora, EDF, che è la società che produce energia elettrica in Francia, è piena di debiti, è stata capitalizzata in borsa per 3,7 miliardi di euro, non è stata sufficiente, il governo francese ha dovuto nazionalizzare tutta, 13 miliardi di euro. La centrale di Flamanville, che sa, i lavori sono iniziati nel 2007, terza generazione plus, ancora oggi è in corso di costruzione, sono passati da 3,7 miliardi i costi a 18 miliardi. La domanda è, anche a chi ci sta vedendo, chi li mette questi soldi? Cioè Calenda, Salvini, Berlusconi devono dire agli italiani dove li prendono questi soldi. Il costo dell'energia con nucleare sarà maggiore rispetto a quello che noi oggi paghiamo col gas. Allora, Davide Tabarelli, vengo da lei perché abbiamo visto la centrale di Trino, che è una centrale di vecchia generazione, le centrali di ultima generazione sono di là da venire. Quando si parla di nucleare inevitabilmente si parla di riaprire centrali con nuove tecnologie, ma con quelle esistenti. Potrebbe essere una buona soluzione per ovviare all'impennata dei prezzi energetici? Ci vogliono degli anni, ce ne vogliono molti. L'Europa ha delle difficoltà a rimpiazzare le centrali elettriche nucleari francesi, sono 56. Il nucleare in Europa è la prima fonte di produzione col 25%. La Germania ha deciso pochi mesi fa, per fortuna, pochi giorni fa, però non è chiaro, di ritardare la chiusura degli ultimi tre reattori. Però abbiamo un problema immediato col nucleare francese, perché è lo zoccolo duro dell'elettricità europea. Se viene a mancare questo, come è in difficoltà per manutenzione, le centrali sono vecchie, perché il rimpiazzo non è stato avviato e perché costa tantissimo, come si diceva prima, entriamo in criticità e con rischio blackout, perciò c'è un problema più serio. Perciò noi non dobbiamo guardare a quelle di ultima generazione, dobbiamo guardare a qualcosa di concreto. Fra l'altro noi abbiamo, dall'87, quando abbiamo fatto il primo dei due referendum nucleari, abbiamo un flusso costante, circa il 15% di tutta la nostra energia consumata, che viene dall'estero. La gran parte viene dalla Francia, il nucleare, che noi, come che noi avessimo tre centrali in Francia con 3.000 dipendenti, fra l'altro, cosa che non è marginale, che lavorano per noi. Professor Carraro, chiedo a lei un parere, perché c'è chi dice che il nucleare non fa emissioni, quindi potrebbe essere una buona viatico per la transizione verde, c'è chi dice che il nucleare è un strumento inevitabile, anche chi come la Germania aveva deciso di chiudere le centrali, dopo la crisi energetica dell'Ucraina ha deciso di lasciarle in funzione. Purtroppo no, cioè, credo che il nucleare non sia parte del nostro futuro di breve periodo, è davvero una questione di tempi. Noi abbiamo un'emergenza energetica oggi che va affrontata in tutti i modi possibili, sicuramente dobbiamo usare anche le fonti fossili nel brevissimo periodo che ci serve per attivare una produzione con rinnovabili sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno elettrico nazionale, ma questa transizione deve essere accelerata per ragioni economiche, come dicevo prima, per ragioni ambientali, per ridurre i danni del cambiamento climatico, ma questo va fatto in fretta. Il nucleare può essere parte di questa transizione? No. Almeno nel breve periodo no, perché i tempi per realizzare una centrale sono troppo lunghi. Qualsiasi sia la soluzione, vecchia o nuova, nuova generazione o vecchia generazione, i tempi troppo lunghi. Abbiamo una legge da rispettare, la legge europea sul clima, che dice che dobbiamo ridurre del 55% le nostre emissioni entro il 2030 e azzerare al 2050. È una legge da rispettare. Certo. Allora, se questa legge ci dà degli obiettivi, non c'è modo di riuscire a conseguire gli obiettivi al 2030 con il nucleare. E dobbiamo quindi farlo con le rinnovabili, non c'è alternativa. C'è poi un elemento economico, costa molto meno. Quindi se ci mettiamo assieme una questione di tempi e una questione di costi,
l'unica strada possibile al 2030 è quella delle rinnovabili. Al 2050 potrebbe esserci spazio per una nuova generazione di nucleare, certo, se riuscissimo a sviluppare le nuove tecnologie in tempi abbastanza rapidi, dubito. Certo. Dopo il 2050 invece potrebbe allora, diventare una soluzione però, interessante. Però appunto di nuovo torna al tema della convenienza. Se noi abbiamo già realizzato gli investimenti con le rinnovabili, chiaro, e abbiamo un sistema produttivo che soddisfa tutta la nostra, il nostro bisogno con le rinnovabili, il nucleare non sarà conveniente, non ci sono investimenti. Eppure possiamo... Giubilei, il nucleare è tornato prepotentemente nel dibattito politico. Possiamo però sfatare un falso mito, cioè che ad oggi le sole rinnovabili non sono sufficienti per il fabbisogno energetico. Allora noi qua stiamo dicendo aumentiamo le rinnovabili, benissimo, le possiamo aumentare, ma dire ad oggi che avendo solo le rinnovabili riusciamo a coprire il fabbisogno energetico italiano detto, è una falsità, è una falsità. Ma nessuno l'ha detto, quindi ci vogliono anni, quindi serve, serve un mix energetico. Serve un mix energetico. Il mix energetico cosa prevede? Prevede che vi siano le rinnovabili, prevede che vi sia il gas e prevede che vi possa essere una riflessione che credo debba essere fatta sul nucleare di nuova generazione. Non entro il 2030, senza dubbio. Senza dubbio, perché, però scusi, se noi iniziamo ad oggi un iter per costruire le centrali nucleari di nuova generazione, entro il 2040 le abbiamo costruite. Peraltro ci sono forti investimenti anche sulla ricerca nel nucleare di nuova generazione, sul nucleare a fusione. Quindi, ma di nuova generazione, ce lo diceva Tabarelli, la sensazione è che se vogliamo investire sul nucleare abbiamo il coraggio di fare il nucleare che già, è attualmente di terza, a disposizione, di terza, senza aspettare quello di là da venire. Certo, no? Quello di terza generazione è un nucleare che potremmo già fare ad oggi, ci vorrebbero anni, però nel giro di 7-8 anni riusciamo a costruire, ma se noi mai partiamo anni e diciamo no a tutto, ci troviamo in una situazione però in cui non mi pare che il professor Carraro sia uomo da dire no a tutto, anzi no, con la sua competenza di economista dell'ambiente. Non mi riferisco al professore, ma è un ragionamento generale, certo, che molto spesso viene avanzato. Allora, ci dobbiamo fermare, io devo salutare Angelo Bonelli e Francesco Giubilei, restate con noi, dopo il break vi aspetto una sorpresa. Penso ai figli del domani, banchi da riempire, penso a un mondo da salvare, equilibrio instabile, sogni da desiderare, senza acqua in cui annegare, nel futuro navigare come un fiume verso il mare. Siamo isole senza mare, sono un'isola. Mondo, mondo, vado nel mondo. Mondo, mondo, abbiamo solo questo. Tutti insieme a superare povertà, disuguaglianza. C'è un'agenda che è globale. Se ci uniamo all'alleanza, non si può più rimandare. Un'azione universale, questo ambiente da curare, mentre il tempo va a scadere. Mondo, mondo, vivo in un mondo, ne siamo due libri. Mondo, mondo, e te lo so, e sti iscutacchi, penso spingo su amagnacchi, scola voltarà, penso mondo a salà, equilibrio, istave, e si sogno se desejato, schino se già affogato, sul futuro navega, e ne siamo due libri, e ne siamo due libri. Davvero, grazie, molto brigata, ho insistito grazie tanto perché tu fossi qui oggi con noi, grazie, sei Francesco, una cantante, sei una conduttrice radiofonica, ma soprattutto sei una delle artiste della terra che sta producendo arte, musica e canzoni proprio, prego accomodati, grazie, proprio dedicate al tema della sensibilizzazione della tematica ambientale. Paradossalmente, visto che veniamo da un dibattito in questo senso, gli artisti sono più sensibili ai mutamenti climatici rispetto alla politica. Portiamo un po' la gioia, il sorriso della musica, dell'arte, forse perché una canzone fa vibrare delle corde dell'anima e del cuore, Francesco, che forse le parole senza musica non riescono a toccare. Io sento tante parole e poi vedo forse meno azioni.
Riprendo alcune parole appunto del Vivo nel Mondo. Questo ambiente da curare mentre il tempo va a scadere. Forse c'è un mondo che non capisce quanto sia inesorabile. Poco tempo ancora a disposizione per riuscire a salvarsi da una catastrofe. Siamo veramente al limite. Il mondo è al limite. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, Francesco, anche gli ultimi purtroppo aggiornamenti della cronaca ce lo suggeriscono. Certo. Ormai la burocrazia deve essere tagliata, dobbiamo accelerare, l'azione deve essere veloce per salvare noi stessi e il mondo. Professor Carraro, avevo piacere che fosse presente anche a questa esibizione di Pamela D'Amico, perché appunto siamo partiti dal suo appello assieme a lei di tanti scienziati che sollecitano la politica e sembra che invece siano altri a raccogliere questa sollecitazione di fare di avere cura del nostro pianeta, del nostro mondo. Sì, in effetti è così, le cose che ha detto sono giustissime, il tempo sta per scadere, abbiamo lasciato passare troppi anni muovendoci troppo lentamente, poi devono distinguere l'Europa da altri paesi, l'Europa ha fatto di più di altri, cioè la verità ha sempre dimensioni di grigio, non è né bianca né nera, però la conclusione è questa, abbiamo aspettato troppo e adesso dobbiamo accelerare. Non abbiamo alternative, altrimenti i danni che dovremmo affrontare, anche economici, non soltanto nel lungo periodo la sopravvivenza della specie umana, ma anche i danni di breve a livello economico saranno troppo importanti. E allora, ma chi ha accolto questo messaggio? Però per fortuna, non ci sono solo gli artisti. C'è il mondo della scienza, c'è il mondo degli artisti, abbiamo sentito la musica di Pamela D'Amico, vi vogliamo lasciare con questa iniziativa che ci porta nel cuore del Salento e ci racconta di un altro fenomeno terribile da cui può venire fuori con la creatività una iniziativa artistica e di sensibilizzazione. Guardate un po'. Oggi siamo al mare e quello che ho in mano è un flacone di detergente per vetri. È stato trovato in spiaggia e non immaginereste mai quanti anni ha. Più di 60. Sono rifiuti che ci aiutano a capire il fatto che la plastica non si degrada mai. Anche dopo 50-60 anni spesso la troviamo integra. Archeoplastica è una specie di museo degli antichi rifiuti spiaggiati. L'ideatore è Enzo Suma, pugliese, che 4 anni fa ha deciso di raccogliere i rifiuti di plastica più antichi trovati nelle spiagge. Noi qui siamo sull'Adriatico, qui per esempio raccogliamo anche materiale che arriva dalle altre sponde, quindi dalla zona balcanica, oppure materiale che viene dal nord Italia. Il mare rende tutto molto vicino. Questo quanti anni ha? Questo potrebbe avere una quarantina d'anni. Era un contenitore di gelato a forma di pagliaccio, era abbastanza diffuso già alla fine degli anni 70. Questa è una crema per le mani, in base un po' al design e anche alcune indicazioni presenti sul retro, per esempio il costo di 250 lire, è probabile che sia quantomeno della metà degli anni 60. Anche questo ha una forma conosciuta, che cos'è? È un collirio degli anni 70. Questi? Questi sono i bastoncini di un ghiacciolo, tipici degli anni Ottanta. Attraverso i social, Archeoplastica sensibilizza migliaia e migliaia di follower sui danni dell'inquinamento ambientale. Era il contenitore di una morbidente, di una ventina di anni fa. La plastica mancante si è ridotta in microplastica e poi che fine ha fatto? Di sicuro non è scomparsa, probabilmente vaga in giro per il mare e purtroppo potrebbe essere anche stata ingerita dai pesci. Quindi questo vuol dire che la plastica che abbandoniamo in qualche modo ci viene restituita perché ritorna sulle nostre tavole. Esattamente, entra nella catena alimentare e entrando nella catena alimentare poi di conseguenza arriva sui nostri piatti. Benvenuto Matteo Renzi, protagonista di questa inedita sfida, intanto per il suo compagno di viaggio Carlo Calenda e poi per questa vostra volontà con il Terzo Polo di determinare
l'esito delle elezioni, essendo gli aghi della bilancia del futuro, della futura legislatura. Abbiamo tante cose di cui parlare, c'è anche un video che sta facendo molto discutere, che riguarda il capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, però io vorrei partire dalla foto di ieri, perché è una foto che dice tanto anche in quello che non c'è. La presentazione del programma del Terzo Polo e lei non c'era. Come mai? Teme di essere troppo ingombrante? No, assolutamente. Abbiamo fatto una scelta che trovo molto bella in politica, che è quella di riuscire per quanto possibile non solo a mettere al centro le proprie ambizioni personali. Io lo dico perché l'ambizione personale non è brutta. Ci sono tanti ipocriti e moralisti che dicono l'ambizione personale è una parolaccia. L'ambizione personale è una cosa bella, però non deve venire, non deve passare avanti alla sostanza politica. Allora, cosa abbiamo fatto? Per far nascere questa nuova creatura, questa Italia sul serio, poi noi che guardiamo alla politica europea la chiamiamo Renew Italia, occorreva che uno dei due, tra Calenda e il sottoscritto, facesse un passo indietro. E io l'ho fatto volentieri. L'ho fatto volentieri perché? Perché penso che la politica fatta con le idee poi possa portare anche a soddisfare le ambizioni personali, però, ma non il contrario. Lei è il primo però a dire che l'ambizione personale è comunque importante, e lei ha passato la prima parte della sua carriera politica sempre nel ruolo del centroavanti. E adesso come ci si sente a fare invece il ruolo, non dico del mediano, ma quantomeno del centrocampista? Però di quello un po' che di sta anni dietro. Ormai che sto facendo il centrocampista, a dirla tutta, perché quando abbiamo scelto di portare Draghi al posto di Conte, non è che facevo il centravanti, ho fatto un po' anche lo stopper, mettiamola in questo modo. O quando abbiamo scelto di bloccare Salvini, che dal papete con il mojito in costume chiedeva i pieni poteri, dando un'immagine non bella. Quindi io mi sono fatto un passo indietro volentieri, però quello che a me interessa è capire che c'è bisogno. Beh, questa è un'immagine che lei ha pubblicato proprio il giorno, siccome è l'unica volta in cui mi è venuto un passaggio bello in vita mia, perché io ho due piedi che sembrano due roncole. Questo è un passaggio, eravamo tra l'altro nazionale italiana parlamentare contro russi, questi se non ricordo male sono i russi, quindi sono la nazionale russa. Però al di là del calcio, noi abbiamo una sfida politica molto complessa. L'inflazione picchia e picchia forte. La crisi internazionale è una crisi enorme. Noi festeggiamo, si fa per dire, ricordiamo il primo anniversario della tragedia afghana. Nessuno parla più di Ucraina. Abbiamo situazioni di tensioni nel Mar Cinese. Di fronte a tutto questo caos ci vogliono persone serie in Parlamento. Io preferisco che con il mio passo di lato ci sia qualche parlamentare in più del Terzo Polo, del Polo del Buonsenso, che non impuntarmi sul mio ruolo e in qualche modo far danno a quelli accanto. Si tratta di un atto, come dire, di utilità complessiva. Ambizione personale, ma ambizione politica. Questi sono alcuni dati di sondaggi. Sono Demopolis dell'11 di agosto, ma tutti gli istituti demoscopici danno il Terzo Polo, Azione Italia Viva, in una forbice tra il 5 e l'8. Con questi risultati è difficile essere determinanti. Beh, nel prossimo guardi, Parlamento. La verità è che io lo dico da tanto tempo, voi me ne darete atto. Io non credo che si possa far politica sulla base dei sondaggi. Cioè, i sondaggi vanno visti, per carità di Dio. Ma se hai un'idea, sei convinto di quella idea, prima viene l'idea che sostieni e poi vengono eventualmente le opinioni degli altri. Se sei bravo, se sei un leader, provi a far cambiare idea. Allora ragioniamo di questo dato. Noi abbiamo il sondaggio dell'11 di agosto, prima ancora che fosse ufficializzata la grande scommessa collettiva che abbiamo fatto insieme. L'11 agosto ancora è stato il giorno in cui abbiamo chiuso l'accordo con Calenda. Ma di che parliamo? La verità vera è, cos'è questo Terzo Polo? Parliamo un linguaggio schietto. Siamo gli unici che hanno sempre sostenuto Mario Draghi. Se voi a casa avete voluto bene all'esperienza politica di Mario Draghi, sappiate che a destra c'è la Meloni, che ha sempre votato contro. Il PD si è imbarcato chi ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi. Il 5 Stelle ha aperto la crisi. C'è solo il nostro schieramento, che è l'unico
serio e coerente a favore di Draghi. Allora, stiamo ancora un momento sui numeri. Se noi riusciamo a prendere... Lei dice, non guardiamo ai numeri dei sondaggi, però ogni politico si pone un obiettivo, in ragione anche dell'ambizione personale e politica. Qual è un risultato raggiunto il quale per voi è un successo di un'operazione che tra l'altro è appena nata, per cui va misurata? Ci sono tre risultati. Il primo, breve periodo, cioè elezioni del 25 settembre. Noi vogliamo avere un risultato che permetta di far diventare Presidente del Consiglio non Giorgia Meloni ma Mario Draghi. Primo punto. Quindi l'obiettivo nostro è noi vinciamo queste elezioni se Draghi rifà il Presidente del Consiglio e se invece la Meloni non lo fa. Vast programma, mi verrebbe da dire. Però programma utile stato, per il Paese. Lo chieda a chi cacciato. Sta a casa se preferisce Draghi o Meloni per andare a trattare il patto di stabilità. Lo chieda a chi sta a casa se di fronte alla crisi internazionale o all'inflazione si sente più garantito da Draghi e la sua squadra e da Salvini e Meloni. Secondo punto, noi abbiamo un disegno un po' complicato, la dico proprio in modo quasi superficiale. L'Europa è la casa del futuro, ma l'Europa o diventa un luogo democratico o è finito. Allora ci saranno i grandi partiti europei, Partito Socialista, Partito Popolare, e c'è questa grande scommessa lanciata da Macron che si chiama Renew Europe. Io vorrei che noi facessimo ciò che Macron ha fatto in Francia sul medio periodo. Lungo periodo, creare un gruppo di giovani che si appassionino alla politica e che non seguano le schifezze che abbiamo visto in questo periodo. Lei raccontava prima di un video, ci sono tante schifezze nella politica di oggi. Ci arriviamo. Io vorrei che ci fosse un gruppo di giovani in grado di credere alla politica come passione, allora, come bellezza. Voi avete scommesso su questa novità, il terzo polo, qualcuno dice il quarto, visto che il Movimento 5 Stelle è fuori dai due grandi schieramenti. Nella sua ultima news lei ha parlato delle trappole del bipopulismo, ma che cosa significa che se Giorgia Meloni o se Enrico Letta diventassero Presidenti del Consiglio, per lei è uguale, sarebbe comunque una sciagura per il Paese di uguale drammaticità? Parliamoci chiaramente, perché non prendiamo in giro gli italiani. L'ipotesi che Giorgia Meloni diventi Presidente del Consiglio c'è, perché la destra sta facendo una campagna elettorale piena di promesse irrealizzabili e vi promettono la flat tax al 15%, quell'altro allora rilancia la flat tax al 23%. Tra un po' arriveranno con la televendita dei materassi a 9,99 e il viaggio premio a San Marino in Pullman. Loro sono così, però hanno una consistenza territoriale nel paese che io rispetto. Purtroppo, o per fortuna faccia lei, non possiamo dire la stessa cosa di Letta. Perché Enrico Letta, da quando ha iniziato questa campagna elettorale, le ha sbagliate tutte. Io lo dico con polemica, perché è stato lui a far polemica contro di me. Ha detto Renzi non lo voglio, Renzi scaccia i voti. Quando c'era da votare un anno fa a Siena, io non ricordo dichiarazioni pubbliche di questo genere. Cioè lei ci sta dicendo che è stato Letta a porre un veto per l'ingresso di Italia Viva. Guardi che non glielo sto dicendo io. Fermo restando che mi ha fatto un favore... basta che lei vada a controllare ciò che è stato dichiarato dal Nazareno e da Enrico Letta, in primis in una ricostruzione di Stefano Cappellini sulla Repubblica e poi confermato da tutti gli altri quotidiani il giorno dopo e dalle dichiarazioni dell'onorevole Letta, loro hanno scelto del tutto legittimamente di dire dialoghiamo con Azione e Fratoianni, non dialoghiamo con Italia Viva. Bene. È legittimo, però non è un problema nostro. Parliamoci chiaro, gli italiani cosa vogliono? Vogliono avere certezze sui soldi. Cosa propone il PD? Il PD dice aumentiamo le tasse. Letta lo ha sempre fatto, è il Presidente del Consiglio che per ultimo ha aumentato l'IVA. Lui è Mister IVA, dal 21 al 22%. Quindi, se chiede oggi di aumentare le tasse sulla tassa di successione è coerente, non gli puoi dire niente, è coerente. Quindi... però è il contrario di quello che voglio io. E siccome credo, vedendo i dati, che non c'è alcuna possibilità che il centro-sinistra vinca, dico a casa, qual è il voto utile? Il voto utile per avere un governo guidato da Draghi e non dalla Meloni? Oggi non può essere che il voto al terzo polo. Dopodiché lei dice giustamente, fa l'appello al voto utile, lo stesso ha fatto Giuseppe Conte seduto su quella poltrona qualche settimana fa, però se lei dice che c'è Giorgia Meloni e non Enrico Letta, ha la possibilità di salire a Palazzo Chigi, e se per lei questo è uno scenario preoccupante,
Cosa risponde a chi dice state facendo il gioco della destra, perché se fossimo in Francia si può fare al secondo turno una alleanza per repubblicana. Con questa legge elettorale, se si spacchetta il campo del centro-sinistra, si fa il favore ma degli il avversari. Il campo del centro-sinistra qual è? Lei dirà, le domande le faccio io, ha ragione, però me la faccio da solo. Qual è il campo del centro-sinistra? Perché se il campo del centro-sinistra è il campo nel quale sta chi vota contro la NATO, chi vota contro Draghi o chi, come Di Maio, perché oggi Di Maio è un nuovo leader del centro-sinistra, è un fondatore del centro-sinistra, fino a qualche mese fa diceva taxi del mare, scafisti del mare, elettroshock dei bambini del PD di Bibbiano, reddito di cittadinanza come unico strumento per, virgolette, abolire la povertà. E potrei certo continuare con le tante dichiarazioni giustizialiste che oggi Di Maio si sta rimangiando. Se il centro-sinistra è questa roba qua, è chiaro che il centro-sinistra non vincerà mai. Certo. Il centro-sinistra quando è che ha preso il 40%? Quando? Con me, quando c'era nel 14, ma anche in altri momenti, non il 40, ma è andato bene, quando aveva un'identità chiara. Lei pensi a Veltroni, Veltroni non ha preso il 40%, però ha perso le elezioni, ma ha preso il 33%, quindi ha fatto un risultato importante, ma aveva un'idea di un partito riformista. Oggi, se il centro-sinistra è quella roba che insegue il no alla NATO, mi scusi, io non ci sono. Però mi perdoni, ma perché la o vediamo che fa i metodi che abbiamo visto? Ma poi, arriviamo quindi, a quel perché video, se lei guarda inquietante. Destra e sinistra, io non sono uno che dice destra e sinistra sono uguali. Però se la prende di più col centro-sinistra che col centro-destra, mi faccia parlare Mister del programma, parla delle tasse. Io vorrei parlare di noi. Ma se lei mi le faccio un esempio. Guardi, cambio gioco. Anziché attaccare il PD, faccio la differenza tra noi 5 Stelle e tra noi e la destra. Primo punto, sta piovendo, maltempo, situazione drammatica. Avete visto, peraltro, nella mia Toscana ci sono due ci morti. Ci siamo collegati bravo poco fa. Bravo è stato il presidente Eugenio Giani, che ringrazio per aver dichiarato lo stato d'emergenza. Ho visto Bonaccini. La situazione è complessa. Bene, ovviamente c'è una parte che non dipende né da lei né da me. C'è però una parte che dipende dal territorio, dalla tutela del territorio, dal dissesto idrogeologico. Il Movimento 5 Stelle, quando Conte è andato al governo nel giugno del 2018, in una diretta da Palazzo Chigi, ha messo il ministro dell'Ambiente, generale Costa, che adesso si ricandida nel listino di Conte, a fare che cosa? A dire abbiamo abolito l'unità di missione Italia Sicura, quella che ho fatto io con Renzo Piano. Vi rendete conto che cosa significa? Questi certo signori non sono credibili quando parlano di tutela di dissesto idrogeologico. Parliamo il centrodestra. Noi proponiamo una cosa molto semplice, confrontiamo i risultati. Salvini dice flat tax, bene, lei chiami Salvini e facciamo un dibattito sulla flat tax. Noi possiamo portare a casa un risultato che significa industria 4.0, il ministro peraltro era Carlo Calenda, il Jobs Act, tutti gli investimenti per le imprese. Cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle, la Lega? Salvini ha fatto quota 100. Cioè ha mandato in pensione una piccola fetta di pensionati prima, ma non ha fatto niente per le imprese, come invece abbiamo fatto noi. Quindi io parlo di quelli su cui lei mi fa domanda. Noi abbiamo un sacco di proposte, tranquille, serene, pronti a ragionarne. Questa era una considerazione che riguardava non questa breve conversazione, però me lo faccia dire, dai risultati. Cioè io voglio dire ai cittadini, votate sulla base dei risultati. Non delle promesse, a far promesse sono buoni tutti. Non posso non farle vedere questo video, è un'esclusiva del Foglio ed è un video su cui si sta agitando tutta la politica. Riguarda, lo vedrete, il capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti, vediamo. Sto pezzo di merda. Si deve inginocchiare! Si deve inginocchiare, se no io adesso dico a tutti quello che ha detto! Vi ammazzo! Vi ammazzo! Cinque minuti della vita! Cinque! Lui ha detto inginocchiato! Cinque minuti! Vi sparo, ammazzo! 5 minuti qui, il ginocchio, tutte e due! Allora Renzi, è un video sicuramente molto forte e deprecabile, dopodiché
il protagonista, il Bidio Ruberti, si è dimesso da, dalla capogabinetto del sindaco Gualtieri. Il testimone di quella vicenda, che è attualmente candidato, Francesco De Angelis, per il Partito Democratico ha ritirato la sua candidatura. Caso chiuso. Ma secondo me va assolutamente rispettata la decisione del PD, anzi io dico che il PD ha fatto bene a chiedere le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco e ha fatto bene a far dimettere quel candidato. Quindi non strumentalizzo questa vicenda, la trovo una vicenda oscena, come tutti, e penso che sia fondamentale spiegare che la politica non è un gioco di scambi. Purtroppo in alcune zone del Lazio, voglio dirlo con molta franchezza, in alcune zone del Lazio, non mi riferisco a Roma, ci sono alcune province in cui questo metodo di lavoro è un metodo molto diffuso. E io trovo che sia giusto che si siano ritirati i protagonisti. Mi piacerebbe che tutta la classe politica, a cominciare in questo caso dal PD, facesse una riflessione, perché troppe cose non funzionano. Forse non è un caso che lei ha deciso di candidarsi in Lombardia e non nel Lazio. No, ma, perché il Lazio, Lazio è una regione meravigliosa. Ne parliamo dopo il break, così no, parliamo tra l'altro anche lo della dico, sua sfida. Con Elena Bonetti che correrà nel collegio di Roma 1. Quindi... Ma noi vogliamo parlare di lei e della sua sfida tutta lombarda con Silvio Berlusconi, dopo il break. Mi consente. Renzi, che ha cominciato un giro d'Italia con degli interventi che sotto la sigla del Partito Democratico invece portano avanti le nostre idee, esattamente le nostre idee. Allora, così Silvio Berlusconi precisamente 10 anni fa, dieci anni dopo, Renzi si candida a sfidarlo nella sua Lombardia e le faccio una domanda che sarà un po' antipatica, però siete d'accordo sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, d'accordo sul presidenzialismo, d'accordo sulla abolizione del reddito di cittadinanza? Perché io, elettore incerto del collegio di Monza, dovrei votare lei e non Berlusconi? A parte io sono su Milano, però al di là di quello, perché noi queste cose... Quelle su cui chiediamo il voto le abbiamo fatte. Presidente Berlusconi, che è che ha la mia ammirazione per la tenacia, la forza, la resistenza, è comunque l'uomo che ha vinto più elezioni. Io non l'ho mai votato, ma non l'ho mai attaccato, a differenza di altri, perché ho sempre rispettato l'avversario politico. Non l'ho mai votato, ma l'ho sempre rispettato. Presidente Berlusconi, in termini di risultati, non può portare i risultati che invece possiamo mostrare noi. Dopodiché c'è un piccolo problema al presidente Berlusconi, vorrei dirlo. Come fai, caro presidente Berlusconi, a dire che ti dispiace che è andato via Draghi quando tu stai con chi, come la Meloni, ha sempre votato contro? E Forza Italia e la Lega hanno mandato a casa Draghi. Allora, va tutto bene nel grande gioco della campagna elettorale, però io voglio dire che noi siamo coerenti con l'agenda Draghi. Berlusconi purtroppo ha scelto l'agenda Meloni e un po' mi dispiace. Grazie Matteo Renzi, faccio in bocca al lupo a lei come tutti i politici che vengono in questo studio per la campagna elettorale. Linea al telegiornale, noi ci vediamo come sempre lunedì alle 11 con L'aria che tira estate. Buon fine settimana a tutti.